Domenica 1 ottobre 2023, buongiorno da Silvia Pelliccioni e bentrovati in diretta con la San Marino RTV. È il giorno della reggenza, ci aspetta infatti una lunga mattinata di celebrazioni al termine della quale Filippo Tamagnini e Gaetano Troina saliranno alla Suprema Magistratura dello Stato. Poco fa lo abbiamo visto, l'alza bandiera con lo schieramento dei corpi militari su Piazza della Libertà, accompagnato come sempre dalle note dell'inno nazionale eseguito dalla banda militare. Oggi dunque è grande festa, è la festa più solenne insieme al 1° aprile, l'insediamento dei capitani reggenti della Repubblica di San Marino. Sarà un piacere condividerla con voi che ci state seguendo, allora possiamo cominciare. Sigla. Buongiorno da Silvia Pelliccioni e da tutta la San Marino RTV. 1 ottobre, questa seconda domenica d'autunno coincide, come abbiamo ricordato poco fa, con la solenne cerimonia di investitura dei capitani reggenti, tradizione millenaria ricca di simboli e significati. Sole e cielo azzurro su Piazza della Libertà, sono giornate ancora dal sapore quasi estivo, temperature davvero gradevolissime. È con me in diretta a raccontare questa giornata il professor Werther Casali, storico sammarinese. Buongiorno e grazie Werther di essere al mio fianco. Buongiorno Silvia, grazie per l'invito, come sempre. E
Con il professor Casali ci muoveremo tra richiami al passato, fatti di attualità, sguardi sul futuro, perché la Repubblica di San Marino ha solidi valori a cui ancorarsi. Lo diciamo sempre, un DNA valoriale e identitario fortissimo, ma per evolvere bisogna anche fare i passi giusti e guardare avanti, e sulla società che cambia, Werther, avremo di che parlare. Certo, sicuramente, anche perché la storia serve proprio per cercare di progettare meglio il futuro. È proprio così. Tra poche ore, come abbiamo anticipato, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina saranno i nuovi capi di Stato per i prossimi 6 mesi. Succedono alle loro eccellenze Alessandro Scarano e Adele Tonnini, il loro un semestre ricco di iniziative, di occasioni da loro create proprio per cementare la vicinanza delle massime autorità dello Stato alla popolazione e anche per dare prova di un vivo interesse per quelle che sono le criticità che attraversano sia il Paese sia il mondo che ci circonda. Le ripercorreremo tutte queste tappe principali. E intanto vediamo il corteo militare sfilare con la sua marcia decisiva, a sfilare verso Palazzo Valloni, dove si trovano in questo momento i capitani reggenti eletti, ma prima diamo subito la linea a Palazzo Pubblico, perché Sara Bucci è in compagnia di un ospite, Palazzo Pubblico, che è uno dei tanti luoghi simbolo, cuore della cerimonia. A te, Sara. Sì, buongiorno Silvia. Sì, è un luogo simbolo e l'appuntamento è ormai uno dei più seguiti e di coloro che seguono la diretta di insediamento dei capitani reggenti, perché con me è l'avvocato Giovanna Crescentini, che è dirigente dell'ufficio segreteria istituzionale. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori, ai cittadini e alle cittadine sammarinesi che ci seguono. Ecco, dicevi, perché tu Silvia appunto anticipavi come noi oggi seguiremo, come sempre, come ogni 6 mesi, tutti i passaggi di questa cerimonia che prosegue e si ripete intatta nei secoli, ma come ogni semestre cerchiamo anche di riempirla di contenuti, e con l'avvocato Crescentini è sempre l'occasione di fare il bilancio di un semestre che, come anticipavi tu, è stato particolarmente intenso e orientato a legare le istituzioni e i cittadini. Nel discorso comunque di commiato, avvocato, i capitani reggenti hanno chiesto anche alla politica un maggiore ascolto. Esattamente, un maggior ascolto, un maggior coinvolgimento della cittadinanza, proprio perché comunque il Consiglio Grande Generale, che è l'espressione principe della sovranità popolare, appunto rappresenta tutto il popolo, e quindi questo legame tra popolo e istituzioni non deve mai venire meno, ma anzi deve essere incoraggiato, aiutato, confermato, consolidato. Una reggenza che appunto ha fatto di questo uno dei suoi leitmotiv, insieme alla valorizzazione degli emblemi, dei riti, delle formule delle nostre istituzioni, delle loro cerimonie. Quindi tantissima attenzione anche alla realtà dei castelli, a quelle realtà identitarie del nostro Stato, e che però magari non sono conosciute a tanti, quindi queste visite sul territorio, questa valorizzazione di arti, di cultura, di proprio persone, uomini e donne operosissime che si dedicano al volontariato piuttosto che alla solidarietà e che lo fanno proprio nei loro castelli. Un semestre anche molto intenso e molto ricco di eventi internazionali, e i capitani reggenti Scarano e Tonnini sono stati in tantissimi eventi, in tantissime trasferte e missioni, e quindi hanno portato anche queste peculiarità, questi tratti identitari della Repubblica di San Marino all'estero, e il feedback che ne hanno avuto, almeno a quello che ci hanno raccontato, è stato veramente di molto positivo, di grande ammirazione e proprio ossequio nei nostri riguardi. Grazie, grazie all'avvocato Giovanna Crescentini, che ci ha dato appunto il sunto di questi 6 mesi, o quantomeno abbiamo sentito orientati a una riscoperta, e poi nel corso dei prossimi appuntamenti andremo a vedere anche un po' le prospettive attraverso le caratteristiche dei capitani reggenti eletti. A voi.
Grazie Sara, grazie all'avvocato Crescentini, proprio così è stato un semestre che ha visto le loro eccellenze Alessandro Scaranio e Adele Tonnini operare e impegnarsi su diversi fronti in territorio e portare alto davvero il nome della Repubblica all'estero. Ma adesso andiamo subito a Palazzo Valloni, dove per noi c'è Gianmarco Morosini. A Palazzo Valloni si trovano in questo momento i capitani reggenti eletti. A te Gianmarco. Sì, buon primo ottobre a tutti, qui alla Sala del Trono sale l'attesa per il discorso di insediamento dei capitani reggenti eletti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, praticamente ultimato il complesso rito della vestizione. Vi segnalo in questa occasione una particolarità: l'indirizzo di saluto ai nuovi capi di Stato sarà pronunciato infatti dal vice decano del corpo diplomatico, l'ambasciatore d'Italia Mercuri, e non come di consueto dal nunzio apostolico Monsignor Scherig, designato ieri cardinale da Papa Francesco. Le nostre felicitazioni ovviamente. Per il resto è vero che questa di oggi è una giornata di festa, ma pare inevitabilmente avvertirsi anche in questa occasione un peso, quello della guerra, di tensioni geopolitiche e crescenti, un peso che si fa sentire in modo particolare in un luogo piccolo come questo, dove sono attesi una cinquantina di rappresentanti diplomatici, molti sono già qui, fra poco le presentazioni alla reggenza. Non banale la prevista partecipazione, la prevista presenza dell'ambasciatore della Federazione Russa Alexei Paramonov, per l'Ucraina il console Andrea Negri, la console Anna Maria Daniela Ballard invece in rappresentanza degli Stati Uniti, e poi ambasciatori di grandi player internazionali come Cina, India, Giappone, di realtà quali Kosovo e Azerbaigian. Cosa nota la cronaca di questi giorni? Dunque è una situazione particolare. Per il momento è tutto, ma vi richiederò a brevissimo la linea per il primo round di interviste. Grazie Gianmarco. Allora abbiamo appena visto i corpi militari che hanno lasciato Piazza della Libertà e si stanno per schierare, come vedremo, all'esterno di Palazzo Valloni per poi accompagnare i capitani reggenti eletti a Palazzo Pubblico, ma solo una volta che avranno ricevuto l'omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato e aver pronunciato il loro primo discorso ufficiale. Ma andiamo a conoscere meglio Filippo Tamagnini e Gaetano Troina in questo servizio di Anna Maria Sirotti, anticipato dall'annuncio dell'elezione al popolo sammarinese avvenuto lo scorso 15 settembre. Vediamo. Per ordine dell'eccellentissima reggenza pro tempore, annuncio al popolo della libera terra di San Marino che il Consiglio Grande Generale, nella seduta odierna, invocata l'assistenza del nostro glorioso patrono per la salute e la libertà perpetua della nostra antica terra, ha eletto capitani reggenti per il semestre 1 ottobre 2023, 1 aprile 2024, i signori Filippo Tamagnini II e Gaetano Troina I. Sale alla Suprema Magistratura per la seconda volta Filippo Tamagnini, nato a San Marino, ha 51 anni. È sposato con Tania Ercolani ed ha 3 figli, Tommaso, Francesco e Giovanni. Laureato in Ingegneria Edile all'Università di Bologna, è responsabile del settore Viabilità, Bonifica e Verde Pubblico dell'Azienda per i Lavori Pubblici. Intensa l'attività politica nelle fila del PDCS, una passione vissuta sul campo sin da giovane, come membro di giunta nel Castello di Serravalle, per poi arrivare in Consiglio Grande Generale, dove siede dal 2008 al 2014.
al 2016. Nel 2011 viene eletto capitano reggente per il semestre 1 aprile 1 ottobre. Di nuovo consigliere nella corrente legislatura, è anche membro dell'ufficio di segreteria della Commissione Sanità del Consiglio dei 12. Un impegno politico mai slegato da quello in ambito sociale ed educativo, sin dagli anni dell'università, che lo vedono partecipe alla vita di Ateneo e nel supporto agli studenti. Attivo nell'associazionismo come presidente della cooperativa culturale Il Sentiero, è anche vicepresidente di AVSI San Marino, che opera nella cooperazione allo sviluppo, e socio fondatore della EduCo, cooperativa per l'educazione dedicata alla promozione di servizi per le famiglie. Prima reggenza per Gaetano Troina, nato a San Marino a 36 anni. Laureato in giurisprudenza all'Università di Bologna, è avvocato e notaio. Esercita la libera professione, specializzato in diritto notarile e diritto civile. Attivo nella società civile, mosso dall'amore per il paese, si appassiona alla politica, fino a fondare nel 2018, insieme ad un gruppo di amici, Domani Motus Liberi. Nel partito è membro del coordinamento centrale e direttore dell'ufficio stampa. Proprio con Domani Motus Liberi corre alle elezioni del 2019 ed entra in Consiglio Grande Generale nella legislatura in corso. L'attività consiliare lo vede presidente della Commissione Finanze, membro della Commissione Sanità, del Consiglio dei 12 e dell'ufficio di segreteria. Corre in parallelo l'impegno per il sociale, cresciuto nello scautismo, per l'AGESC, Associazione Guide ed Esploratori Cattolici Sammarinesi, è incaricato all'organizzazione e alla formazione dei capi, anche in collegamento con la GESCI italiana ed altre agenzie educative. Sempre nell'ambito del volontariato ha contribuito alla nascita dell'Associazione Amici di Padre Marcellino, di cui è da allora socio attivo. Questi dunque i profili dei nuovi capitani reggenti, mentre a Palazzo Valloni si stanno accomodando ambasciatori e consoli, e diamo subito la linea al Valloni, a Gianmarco Morosini. Sì, grazie Silvia, perché ho il piacere di avere con me i familiari dei capitani reggenti eletti per un'intervista a suo modo tradizionale, che restituisce anche il polso emotivo appunto di questa cerimonia. E qui alla mia destra c'è la moglie di Sua Eccellenza Filippo Tamagnini, l'avvocato Tania Ercolani. Buongiorno e buon 1 ottobre. Buongiorno a tutti. Allora, dicevo delle emozioni, è vero che è la seconda volta per suo marito a salire alla Suprema Magistratura, però immagino siano sensazioni comunque difficili da metabolizzare, da gestire ogni volta che si ripresentano. Assolutamente sì, anche perché è un ruolo talmente importante che fa venire le vertigini, nel senso che se si ha consapevolezza di quello che è la responsabilità di un incarico così importante, chiaramente non c'è solo l'emozione, ma anche il senso di grande responsabilità che pervade questo ruolo. Grazie. Prima volta invece per Sua Eccellenza Gaetano Troina come capo di Stato. Qui con me c'è il padre Epifanio. Buon 1 ottobre anche a lei. Grazie. E allora, pare sia anche una tradizione di famiglia quella della Suprema Magistratura. Sì, innanzitutto comunque volevo segnalare un po' l'emozione grande, visto che è la prima volta per il figlio. E seguendo quello che dice, sì, la famiglia soprattutto materna dei Suzzivalli e dei Righi ha espresso diverse volte capitani reggenti. Peraltro il nonno esattamente 60 anni fa, Leonida Suzzivalli. E questa chiaramente è qualcosa che per la famiglia è importante, perché è qualcosa che segnala, indica un po' il rispetto, l'amore per il paese, per le tradizioni del paese. Grazie dunque anche ad Epifanio Troina, un momento fortemente emotivo per tutti, insomma, questo 1 ottobre ed ogni volta che c'è l'avvicendamento appunto dei capi di Stato. Vi restituisco la linea, ma ve la richiederò probabilmente fra pochissimo. Grazie Gianmarco, proprio così ci piace chiamarlo il nostro momento famiglia, ci piace Werther entrare anche un po' nella sfera privata della reggenza, ma sempre in punta di piedi. A muoverci è il desiderio di catturare qualche emozione, un moto d'orgoglio, insomma, per l'incarico reggenziale che l'istituto certamente
più importante, il più caro ai sammarinesi e per 6 mesi totalizzante, insomma, perché ha l'onore di servire la Repubblica. Sì, però proprio i 6 mesi permettono di entrare nelle famiglie, no? Per vedere i sentimenti, per vedere le emozioni, per vedere il senso della reggenza, no? Cosa percepiscono le famiglie per la reggenza. Cioè, è chiaro che un Presidente della Repubblica, no, che tu rincarica 4 anni, 7 anni, 5 anni, insomma qualunque sia la durata, non si riesce a entrare in questa intimità. Noi riusciamo addirittura 2 volte all'anno, perché il 1 ottobre e il 1 aprile vediamo le famiglie, poi li conosciamo tutti. Gaetano è stato mio studente, tra l'altro, esatto, nelle scuole medie. Continua la schiera degli studenti che hai avuto a scuola. Mio padre, collega e amico da vecchia data, perché anche lui ha insegnato alle scuole medie, adesso insegna alle superiori. Quindi c'è appunto questa conoscenza personale che permette effettivamente. La madre anche la conosco molto bene, per cui certo, c'è una conoscenza personale che permette un'intimità che altrimenti sarebbe impossibile con un capo di Stato. E abbiamo visto una sala del trono di Palazzo Valloni pressoché piena, abbiamo visto inquadrato il segretario di Stato per gli affari esteri Luca Beccari, al suo fianco l'oratore ufficiale Duarte Pacheco, ma torniamo a parlare dei capitani reggenti eletti, andiamo a Palazzo e lo abbiamo sentito nel servizio che li ha presentati, che ce li ha fatti conoscere meglio. Scopriamo di più di questo impegno nel sociale di Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Sara. Sì Silvia, infatti come dicevamo il loro impegno nel sociale è emerso già chiaramente, ma abbiamo pensato in questo momento che al di là della cornice istituzionale vada ad approfondire anche il lato umano, in questo caso al di là di quello familiare dei capitani reggenti eletti, di invitare le associazioni di cui fanno parte. Quindi io saluto e ringrazio John Bianchi, che è presidente dell'associazione Amici di Padre Marcellino, per essere con noi. Grazie, buongiorno. E Cesare Cavalli, che invece è di AVSI, grazie. Grazie. Allora, iniziamo dall'associazione di Amici di Padre Marcellino, che da 10 anni ormai, proprio quest'anno, quindi il decennale, ha costruito un ponte tra San Marino e il Congo nel nome di Padre Marcellino, e che il capitano reggente eletto Gaetano Troina ha contribuito a fondare. Ma sicuramente, lui è uno dei soci fondatori, quindi uno dei primi che ha creduto in quest'opera. Anzi, ricordo appunto che in questi giorni, in queste settimane, è un po' il nostro anniversario, perché i primi di settembre del 2013 è stata costituita l'associazione e le settimane successive c'è stata la prima assemblea, quindi si è insediato il primo direttivo. Quindi questo 2023 per noi è un anno importante e questo è un po' un coronamento ancora più importante, questa nomina di Gaetano Troina. Sicuramente, che è il vostro legale, se non sbaglio. Esatto, lui si occupa di tutta la parte legale, tutti gli adempimenti di legge, e questa legge che tra l'altro è entrata in vigore l'ultima da pochi anni, quindi ci ha guidato in questo adeguamento. È sicuramente un punto fermo, perché per ogni dubbio, per ogni situazione, lui è il nostro appoggio legale, è un consulente, è molto, è molto vicino al direttivo e ha sempre quella risposta professionale e puntuale, sicuramente. E di amicizia, che è un po' le motive della vostra associazione. Grazie a John Bianchi. Quindi invece Cesare Cavalli, AVSI, ricordiamo che è una realtà storica anche per San Marino e che si occupa di cooperazione internazionale. Sì, AVSI è presente dal 1991 a San Marino con progetti di sviluppo, di cooperazione allo sviluppo nei paesi poveri del mondo, e quindi già da diversi anni con la realizzazione di progetti in ambito sanitario, in ambito educativo, in ambito agricolo, sostiene appunto diversi progetti in paesi che purtroppo sono in difficoltà. Il capitano reggente eletto Filippo Tamagnini dà una mano proprio concretamente, dicevamo, fuori microfono. Sì, assolutamente. Filippo Tamagnini ha una parte attiva nella conduzione dell'associazione, prima per le sue competenze tecniche, per cui si occupa della parte gestionale e informatica che riguardano l'associazione, e poi per quanto riguarda anche la parte proprio concreta della raccolta fondi, per cui è un grande cuoco e grazie ai suoi dolci, i biscotti che lui prepara nella parte natalizia e soprattutto la pagnotta pasquale, contribuisce in questo modo alla raccolta fondi per i nostri progetti.
Certo, immaginarlo ai Fornelli e poi vederlo oggi in questa cornice istituzionale, il bello proprio di questa diretta è questo, restituire anche la dignità, la dimensione umana in questo contesto. A voi. Grazie Sara, e linea immediatamente che torna a Palazzo Valloni perché Gianmarco Morosini è in compagnia dell'ambasciatore Maria Alessandra Albertini. A voi. Eccoci qua, sì, è imminente l'inizio della cerimonia, effettivamente quindi sarà un collegamento piuttosto veloce, però ci interessa approfondire insieme all'ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, come ricordavi, questa designazione a cardinale di Monsignor Scheri, il decano del corpo diplomatico, oggi diciamo in via eccezionale, sostituito dal vice decano per l'intervento di saluto. Cosa significa questa designazione anche per la Repubblica di San Marino? Lei rappresenta il Concistoro. Sì, ieri ho rappresentato San Marino al Concistoro, in cui il Santo Padre ha eletto 21 nuovi porporati, tra i quali Monsignor Paul Emil Scheri, nunzio apostolico della Repubblica di San Marino. È un alto riconoscimento che il Santo Padre conferisce all'alto diplomatico della Santa Sede, per noi corrobora ulteriormente le relazioni ottime che già animano il rapporto bilaterale. Oltre a questo è stato designato anche il custode di Terra Santa, Pizzaballa, altro grande amico della Repubblica, che venne in qualità di oratore ufficiale e al quale abbiamo consegnato nel febbraio scorso l'onorificenza dell'Ordine di Sant'Agata. Dunque mi sembra di capire buone notizie comunque per San Marino. Io ringrazio l'ambasciatrice Albertini e vi restituisco la linea. Grazie Gianmarco e grazie all'ambasciatore Albertini. E, mi piace ricordare proprio a questo proposito anche le parole del Vescovo di San Marino Montefeltro a proposito della nomina cardinale di Monsignore, di Sua Eminenza Scherig. Attendevo questa nomina per tutto quello che ha fatto e sta facendo per la Chiesa. Queste le parole di Monsignor Andrea Turazzi che pronunciò già nello scorso luglio quando la notizia rimbalzò sulla stampa. E a Palazzo Valloni vediamo che la cerimonia sta per cominciare, a breve la reggenza farà il suo ingresso, gli ambasciatori sono accorsi nella Repubblica di San Marino per rallegrarsi, per porgere le loro felicitazioni ai capitani reggenti, a coloro che si apprestano ad assumere il mandato di capi di Stato per il prossimo semestre. Intanto ci godiamo anche queste splendide immagini della nostra Repubblica e adesso la reggenza fa il suo ingresso nella sala del trono. Comincia la serie delle presentazioni, l'omaggio del corpo diplomatico e consolare accreditato. Sergio Venturi, ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia, vice decano del corpo diplomatico. Ecco schiera di presentazione che è stata avviata per l'appunto dal vice decano del corpo diplomatico, l'ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri. Sua Eccellenza Marcello Celestini. Ambasciatore Mercuri, che più tardi avremo ai nostri microfoni, fortemente impegnato, immaginiamo col pensiero fisso, così come il governo sammarinese, alla visita a San Marino del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Visita in programma il prossimo 6 dicembre, appuntamento clou di questa fine 2023. Una presenza importantissima per la solidità del rapporto bilaterale con l'Italia e lo diciamo spesso, al contempo è un chiaro segnale di incoraggiamento e pieno appoggio anche al percorso di San Marino verso la chiusura dell'accordo di associazione con l'Unione Europea in tempi ragionevolmente brevi. Verterà un significato grande la visita di Mattarella a San Marino, un rapporto con l'Italia storicamente fraterno, anche se altalenante in alcune fasi. Sì, altalenante perché ovviamente siamo stati accusati nel corso del tempo di varie malefatte, diciamo così, no? Cioè, il nostro rapporto col Regno d'Italia inizia nel 62 con la prima convenzione di buon vicinato, che tra l'altro
ci apre parecchie porte, insomma, ci permette di stampare i francobolli, le monete, di avere il canone doganale, insomma, quindi effettivamente ci concede molto. Noi dobbiamo rinunciare a certe cose, però ci concede molto. Poi dopo il rapporto è stato altalenante, come hai detto tu, perché già nel 74 veniamo circondati perché ci accusano di non rispettare la convenzione che era stata rifatta nel 72. Poi dopo abbiamo problemi agli inizi del Novecento, abbiamo problemi con la Prima Guerra Mondiale, quando ci vogliono collocare una caserma di carabinieri praticamente sui confini, problemi immensi nel periodo del governo socialcomunista dal 45 al 57, no? In cui proprio agendo sul canone doganale ci ha messo in forte crisi economica, perché rappresentava all'epoca la metà del nostro bilancio. E quindi poi abbiamo avuto rapporti, no? Problematici anche dopo con la Guardia di Finanza ai confini. Però ecco, queste visite dei presidenti sono un chiaro segno di una pace tra i due stati, no? Perché il primo è stato, lo sappiamo bene, Saragat nel 65 con l'inaugurazione della superstrada, che ha sostituito il trenino, perché praticamente è stato un dout des, no? Ci hanno dato la superstrada, però abbiamo dovuto rinunciare al trenino. E poi Pertini, poi Cossiga. Io mi ricordo la visita di Saragat, perché facevo le scuole medie e ci hanno portato noi bambini sulla piazzetta Garibaldi con le bandierine, no? Certo. Sammarinesi, italiane, a sventolare per festeggiare questa presenza importante. Io ricordo Pertini da bambina, un ricordo indelebile. C'è differenza di età tra me e te, è inutile. Ecco, Mattarella sarà il quinto presidente, per l'appunto, in visita nella Repubblica di San Marino. Abbiamo detto Mattarella, il presidente emerito Napolitano, il 13 giugno 2014, presidente Napolitano che è mancato proprio il 22 settembre scorso, e ai funerali a Roma, i funerali laici, hanno partecipato anche i capitani reggenti in carica Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Continuano intanto le presentazioni del corpo diplomatico e consolare accreditato al cospetto della reggenza. Lo vediamo sullo sfondo, l'oratore ufficiale della cerimonia, Duarte Pacheco, presidente dell'Unione Interparlamentare, ieri insignito dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Il presidente Pacheco ieri a colloquio con il segretario Beccaria a Palazzo Beni ha lanciato un appello al dialogo tra i paesi, al centro infatti riferimenti alla guerra in Ucraina, condannata con fermezza dalla WIP, dall'Unione Interparlamentare, e alle principali questioni internazionali. Eccolo, lo vediamo inquadrato, presidente Duarte Pacheco. Si sono affrontati anche altri argomenti, cambiamenti climatici, l'appoggio verso il percorso di maggiore integrazione di San Marino con l'Unione Europea. San Marino, ha detto Pacheco, è uno dei nostri più attivi paesi sul fronte della difesa della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto. Abbiamo detto Unione Interparlamentare, un organismo che nasce nel 1889 e la Repubblica di San Marino ne diventa membro effettivo esattamente un secolo dopo, nel 1989, con l'ammissione del gruppo interparlamentare sammarinese, quindi 34 anni fa. E pensare all'Unione Interparlamentare riporta alla mente anche la figura di Gianfranco Terenzi, il consigliere del PDCS morto prematuramente nel maggio di 3 anni fa. Terenzi è stato per tanti anni un punto di riferimento nel gruppo interparlamentare sammarinese alla WIP, sempre presente ad ogni conferenza. Lo ricordava anche attraverso aneddoti che lo hanno coinvolto direttamente il senatore Pier Ferdinando Casini. Di recente Casini salito sul Titano proprio per presentare il suo ultimo libro in una serata organizzata dalla Democrazia Cristiana. Casini, che è presidente onorario della WIP, è stato presidente anche nel triennio 2005-2008, un grande amico di San Marino, grande amico dello stesso Terenzi.
e a raccogliere adesso per la DC in questo momento il testimone di Terenzi è il consigliere Lorenzo Bugli, che è stato nominato presidente del gruppo nazionale sammarinese presso l'Unione parlamentare un paio di settimane fa. Lo stesso Bugli ha speso parole di sincero apprezzamento per Pacheco, la cui presenza, ha detto, riconosce e premia l'impegno di San Marino all'interno dell'organismo. Torniamo a Palazzo Pubblico con Sara Bucci. Sì Silvia, sono in compagnia di Otello Pedini, che conoscerete sicuramente, presidente della Consulta dei sammarinesi residenti all'estero, perché quest'anno c'è un anniversario importante. La prossima settimana la Consulta, che è un organismo nato per tenere solido il legame tra la madrepatria e i cittadini emigrati all'estero, si riunirà per la 50ª volta, quindi è sicuramente un anniversario importante. Una rettifica. Organo, non organismo. Abbiamo fatto una battaglia proprio su questo. Sì. Quindi un organo che è nato proprio per legare i cittadini che sono emigrati con la madrepatria. È stata una delle grandi intuizioni di Giordano Bruno Reffi ed era stata anticipata prima anche da Gianluigi Berti, che quando era segretario di Stato ipotizzò per la prima volta la creazione di una struttura del genere. Sulla funzione della Consulta e sulla sua importanza ho ricevuto proprio adesso un messaggio da quella che ormai possiamo dire la nostra decana, la signora Yolanda Berni de Macina, che è una delle più anziane sia nel senso di partecipazione che di età della Consulta. Ringrazia il governo sammarinese per aver creato questo mezzo di comunicazione fra e cittadini all'estero e all'interno, in modo che non vadano perduti i valori tradizionali, e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nella Consulta e nell'associazione. Il testo integrale del messaggio lo leggerò in apertura della Consulta. Comunque possiamo dire che il senso è che più si è lontani fisicamente da San Marino, più c'è l'esigenza di sentirsi parte della comunità. Ma io vedo anche mio padre, dunque Roma non era distantissima da San Marino, però guai a toccargli San Marino a mio padre, quindi vedo lì. Forse chi è vicino certe cose le dà per scontate, mentre invece non bisogna dare per scontato niente. È verissimo, e credo che questa 50ª edizione della Consulta sarà proprio occasione per ricordarlo, questo legame che vogliono giustamente mantenere. Grazie Silvia, grazie Otello, a voi. Grazie Sara, rivedo con piacere il presidente della Consulta dei sammarinesi residenti all'estero, Otello Pedini, Consulta che festeggia la 50ª edizione, abbiamo detto, proprio il prossimo fine settimana. Werther, il capitolo emigrazione è uno dei più sentiti, ricordati dai sammarinesi. Sì, perché per molto tempo, adesso l'emigrazione è cambiata, adesso è più un'emigrazione intellettuale, però per molto tempo i sammarinesi non hanno avuto la possibilità di lavorare a San Marino, quindi non tutti ovviamente, e quindi si favoriva l'emigrazione in qualche maniera, si cercava di spingerla e di sostenerla. Ecco, abbiamo visto, sono finite proprio in questo momento le presentazioni, a chiudere la serie delle strette di mano e degli inchini appunto all'oratore ufficiale Duarte Pacheco, e adesso la parola all'ambasciatore d'Italia. Signori capitani reggenti eletti, Filippo Tamagnini, Gaetano Colina. Signor Luca Beccari, segretario di Stato per gli affari per la esteri, per la cooperazione economica internazionale e telecomunicazioni. Signor Presidente dell'Unione Internazionale Parlamentare, onorevole Duarte Pacheco, oratore ufficiale. Signori ambasciatori, membri del corpo diplomatico e consolare, signori e signori. La ciclicità dell'avvicendamento ai vertici della massima istituzione della Repubblica di San Marino ci vede oggi nuovamente riuniti per questa cerimonia di insediamento, ricca di significati e di sostanza. In assenza del decano nunzio apostolico, ora cardinale, Paul Cherry, la circostanza odierna chiede al sottoscritto una rapida lettura dell'ultimo semestre che si congiunge con quello che si prospetta. Desidero innanzitutto esprimere i migliori voti augurali
per un prospero mandato a nome dei membri oggi intervenuti del Corpo Diplomatico Consolare accreditato, nonché da parte del Presidente della Repubblica Italiana, che sappiamo verrà qui presto accolto in visita ufficiale. Oggi siamo ancora una volta assieme testimoni della vasta rete di relazioni esterne saggiamente coltivate con i nostri rispettivi paesi dalla Serenissima Repubblica di San Marino, sempre attenta a contemperare l'affermazione della sua plurisecolare identità con una lungimirante opera di contatto e scambio con il mondo intero, di cui beneficia anche la stessa comunità internazionale. In tale ottica, leggiamo con compiacimento l'impegno in atto di questa Repubblica per raggiungere a tale solida costruzione di rapporti anche l'adesione quale Stato associato ad una Unione Europea attiva e aperta al confronto. Sono sicuro che l'esito del cammino intrapreso e l'impegno profuso arricchiranno questa popolazione e le sue componenti sociali ed economiche e mutualmente le tante altre comunità con cui essa è in contatto. Tale processo negoziale di associazione gode, signori capitani reggenti, di un vasto sostegno nel nostro continente e confidiamo che il risultato sia ormai alla portata. Sul piano globale, la recente Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e l'SDG Summit hanno visto nuovamente la partecipazione di San Marino, consapevole del comune obiettivo della riforma del sistema multilaterale. Essa si rivela indispensabile per l'affermazione di quei valori e principi che travalicano la dimensione geografica continentale e ci accomunano tutti nella famiglia degli Stati, a fronte di tante gravi violazioni della pace e della sicurezza, di cui l'invasione dell'Ucraina è stata l'esempio più eclatante. La capacità di accogliere e coinvolgere coloro che cercano rifugio, o anche solo lavoratori stranieri, è un segno distintivo di cui San Marino può giustamente andare fiera. D'altronde, tale sintonia con i principi del sistema delle Nazioni Unite è conforme ad elementi fondativi di questa Repubblica. Li ritroviamo a ben leggere, in nuce, già nella narrazione originaria dell'itinerario del Santo Marino, dalla costa dalmata alla sponda alto-adriatica e poi all'interno di questa penisola. I richiami a principi di solidarietà, laboriosità, rispetto della dignità umana sono la base della convivenza civile, poi trasposti nella moderna visione del diritto internazionale. Tali principi si evincono infatti emblematicamente dal manoscritto alto medievale di quest'opera, che custodita a Torino, ma con legami con tanti territori europei, contiamo di portare ed esporre qui presto per la prima volta nella sua storia. La perseveranza in detti valori originari della più antica Repubblica di fronte alle sfide interne ed esterne, sfide dal confine sempre più labile, anche per stati di grandi dimensioni, e l'augurio che rivolgiamo quindi, signori capitani reggenti, per un proficuo lavoro per il bene dei cittadini della Serenissima Repubblica di San Marino. L'ambasciatore Mercuri ha terminato ora il suo saluto e adesso l'atteso discorso di ingresso dei capitani reggenti eletti. La reggenza accoglie con sentimenti di alto onore e profonda gratitudine il messaggio pronunciato da Sua Eccellenza Sergio Mercuri, ambasciatore d'Italia a San Marino e vice decano del Corpo Diplomatico e Consolare accreditato in Repubblica, ed oggi chiamato all'incarico svolto di consueto dall'alto plenipotenziario della Santa Sede. Con viva soddisfazione abbiamo accolto della designazione a cardinale di Monsignor Emil Paul Schering, nunzio apostolico a San Marino, avvenuto proprio nella giornata di ieri, nell'ambito del concistoro celebrato dal Santo Padre, che ha creato 21 nuovi porporati. E con tale soddisfazione ed anche con il conforto del più alto riconoscimento conferito a Sua Eminenza Schering, che siamo certi che San Marino potrà continuare a beneficiare della fruttuosa collaborazione che il diplomatico vaticano ha sempre offerto per il potenziamento delle già ottime relazioni che intercorrono fra la Repubblica e la Santa Sede. Grazie, gentile vice decano, per l'attestazione di stima e il messaggio augurale che racchiude il senso dell'alto incarico che ci accingiamo a ricoprire, in uno spirito di assoluto e incondizionato servizio in favore dei nostri cittadini, residenti dentro e fuori dai nostri confini. Ai rappresentanti del Corpo Diplomatico e Consolare, oggi qui riuniti, rivolgiamo la più viva gratitudine per il sentimento di vicinanza e di operosa collaborazione che mantengono vivo nei confronti della Repubblica.
offrendo un insostituibile servizio per lo sviluppo di relazioni solide, fruttuose e sostenibili in ambito bilaterale e multilaterale. Nello stesso spirito, all'avvio di questa cerimonia di insediamento, siamo particolarmente lieti e onorati di accogliere e formulare il benvenuto al Presidente dell'Unione Interparlamentare, Duarte Pacheco, da ieri in visita sul Titano e che ha cortesemente corrisposto all'invito a svolgere oggi l'orazione ufficiale. Le siamo profondamente riconoscenti, signor Presidente, per questa attestazione di amicizia e considerazione verso la Repubblica di San Marino, che trova nell'organismo multilaterale che ella rappresenta e nella sua persona il senso della sua proiezione internazionale, collegata ai principi dello sviluppo democratico delle più alte istituzioni parlamentari e rappresentative. Certi della peculiarità di un sistema che nelle ragioni del dialogo aperto, democratico e non pregiudiziale trova la sua essenza e il suo tratto distintivo, formuliamo l'auspicio che il suo soggiorno sul Titano possa rappresentare un'ottima opportunità di confronto con il quotidiano esercizio svolto dalle istituzioni parlamentari, quale luogo della partecipazione in cui la politica riconosce, valorizza e immette ciò che di vivo emerge dalla società civile. Ella avrà modo di constatare la singolare continuità parlamentare con l'eredità del passato, in una costante proiezione internazionale che ci vede attivamente coinvolti e partecipi, al fianco degli stati nazionali, piccoli o grandi che siano. Il nostro pensiero commosso in questo primo adempimento formale ci riporta nuovamente al vice decano nel suo alto ruolo di ambasciatore d'Italia a San Marino, al quale intendiamo rinnovare il nostro sentimento di sincero cordoglio per la recente scomparsa del presidente emerito della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, la cui alta testimonianza civile, politica e morale lascerà una grande eredità nelle istituzioni e nel popolo italiano. All'alto plenipotenziario italiano sentiamo il dovere di ribadire ancora una volta il legame profondo, l'amicizia autentica e l'intrinseca collaborazione che le nostre istituzioni e i nostri popoli si scambiano vicendevolmente in una cornice normativa in costante evoluzione ed anche per quella naturale contiguità che ci rende parte della stessa comunità civile, sociale e culturale. In particolare oggi ci preme rimarcare il significato delle nostre peculiari relazioni, essendo prossime ad un appuntamento storico che segnerà il percorso in divenire della Repubblica di San Marino, rappresentato dalla definizione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, il cui negoziato dovrebbe verosimilmente concludersi nei prossimi mesi. Nell'articolato e complesso percorso negoziale effettuato dalla Repubblica, non possiamo non riconoscere il ruolo attivo e dirimente svolto dall'amica nazione italiana per favorire il risultato e che ha condotto i due Stati, soprattutto nel periodo più recente, a promuovere confronti, intese e collaborazioni che agevolassero tale passaggio epocale. In questa cornice di rapporti sensibilmente rilanciati sotto tutti i profili si pone in questo semestre la visita ufficiale che il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza Sergio Mattarella, effettuerà a San Marino il prossimo 6 dicembre, per la quale forte è l'attesa delle istituzioni e del popolo sammarinese. Il Presidente della Repubblica Mattarella salirà sul Titano in restituzione di analoga visita ufficiale, resa dai capi di Stato al Quirinale il 27 maggio 2021. Siamo istituzionalmente e personalmente onorati di poter ricevere il Presidente dell'amica Repubblica Italiana, la cui pronta disponibilità ad accogliere l'invito ci conferma il percorso più recente, caratterizzato da uno slancio propulsivo nell'accelerazione delle intese in ambito giuridico, economico e sociale e della fattiva instaurazione di un dialogo costante e aperto alle numerose interrelazioni che intrecciano la vita dei nostri due Stati. Con occhio rivolto alle più cogenti aspettative dei nostri cittadini, ci auguriamo di poter assistere nei prossimi mesi alla definitiva formalizzazione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea, che traccerà il percorso futuro di San Marino, nella sua capacità di sviluppo economico, sociale, finanziario e culturale, a breve e medio termine. Un percorso che non consiste in un punto di arrivo, ma in una nuova partenza e che rappresenterà una pietra miliare nella svolta verso
la maggiore integrazione nel mercato unico e nella fruizione di nuove opportunità e benefici per l'intera società sammarinese. Nel mantenimento dello status di paese terzo, la Repubblica sarà considerata equivalente agli Stati membri nelle materie previste nell'accordo medesimo. Ci impegneremo per assicurare ai nostri cittadini che si pongono legittimamente perplessità e interrogativi sul nuovo modello di sviluppo cui tende l'intesa, soprattutto favorendo la gradualità di un percorso nel quale saranno garantite le esigenze di adeguamento che richiedono tempi di transizione per una strutturata implementazione. Allo stesso modo, riteniamo doveroso rimarcare che San Marino potrà essere effettivamente integrato nel mercato unico, così da generare nuove opportunità di crescita e sviluppo per il Paese, nel rispetto delle sue peculiarità e della sua sovranità. Assistiamo oggi, con perdurante preoccupazione, allo sviluppo di scenari internazionali dominati da drammatici conflitti in corso, da antiche e nuove tensioni fra Stati, da crisi sanitarie e alimentari e da un'emergenza climatica che sta registrando dimensioni più che allarmanti. Sono scenari che chiamano tutti noi a corrispondere a una responsabilità esigente e a un impegno collettivo affinché la comunità internazionale possa promuovere una nuova e condivisa cultura di concreta sostenibilità e di pace, effettiva e duratura. Siamo fieri ed orgogliosi dell'innata propensione della nostra Repubblica a ricercare condizioni di pace laddove imperversano conflitti e scontri tra popoli e nazioni, consci che la stessa rappresenti la sola e unica via maestra per costruire le future società di questo pianeta. A tal riguardo ribadiamo convintamente la nostra storica posizione in favore, sempre e comunque, dei percorsi di pace che antepongano il dialogo, i negoziati e il ricorso alla diplomazia al fragore delle armi e allo scontro violento, che sgretola seriamente i capisaldi della civiltà. Ed è la forza della nostra antica terra che da sempre invoca quel diritto alla pace intimamente correlato al dovere di prestare soccorso ai popoli aggrediti. Anche il perdurante conflitto che, colpendo l'Ucraina, ha ferito profondamente l'Europa con inevitabili ripercussioni a livello mondiale, ci ha indotto ancora una volta, per il tramite di interlocuzioni istituzionali o sollecitati da più parti, a riflettere sulla capacità del nostro Stato, da sempre emblema della difesa della libertà e della pacifica convivenza, a poter sostenere una possibile mediazione di pace o a favorire possibili alleanze attraverso il dialogo e la riconciliazione, nell'obiettivo superiore che le armi vengano messe a tacere e che la pace prevalga. Mantenendo lo sguardo sull'Ucraina, siamo orgogliosi della più recente bella pagina scritta dalle istituzioni e dai nostri concittadini nella straordinaria accoglienza che hanno offerto e che stanno offrendo a una numerosa comunità di cittadini ucraini che hanno dovuto abbandonare le proprie case in cerca di sicurezza e di conforto. Alle tante famiglie operose e solidali che da più di un anno stanno offrendo ospitalità e concreto supporto a numerosissimi cittadini ucraini, va il nostro accorato ringraziamento per essere la più moderna testimonianza dello spirito autenticamente e storicamente fraterno dei sammarinesi, che al di là delle congiunture economiche e sociali hanno sempre manifestato una profonda coscienza umanitaria verso i più vulnerabili della società, anche in momenti delicati e complessi della storia del mondo. Ed è proprio alle nostre famiglie che in questo momento vogliamo rivolgere un'attenzione particolare e soprattutto a quelle che risentono maggiormente dell'attuale contingenza e del repentino aumento dei costi della vita e dei beni di prima necessità, correlati ai rincari energetici e alle difficoltà insite nei nuclei più fragili. È doveroso l'impegno istituzionale e noi vigileremo attentamente nel confermarne il rigoroso percorso per garantire e mantenere alta la dignità delle nostre famiglie, di tutte le famiglie, che vivono condizioni nuove di difficoltà e malessere, morale e materiale. Abbiamo a cuore le famiglie che devono sostenere le complesse situazioni di disabilità al proprio interno, la presenza di anziani che non possono e non devono rimanere soli, i germi dell'intolleranza, della sopraffazione e della violenza nei confronti delle donne, cui va riconosciuta la più ampia difesa,
nonché il preoccupante disagio dei propri figli, per le difficoltà insite nella piena assunzione di responsabilità e nella capacità di scelta. A tutti costoro vogliamo e dobbiamo assicurare il doveroso sostegno dello Stato, attraverso politiche attive che promuovano un'efficace tenuta dei presidi sociali e un'ampia protezione della sfera lavorativa, quale leva fondamentale per lo sviluppo della famiglia e di ogni suo componente. Da sempre al centro del più forte interesse della magistratura sammarinese sono i giovani, in rapporto alla propria dimensione familiare, sociale, scolastica e formativa. È alla nuova generazione che volgiamo uno sguardo attento e premuroso e rivolgiamo l'invito a non lasciarsi contagiare da un frequente senso di disorientamento, di solitudine, di isolamento, determinati anche da una congiuntura post-pandemica che non ha risparmiato nessuno. L'appello che sentiamo di far pervenire ai nostri ragazzi è un invito a guardare al futuro con serenità, entusiasmo, passione e fiducia, a prendere coscienza e a riconoscersi nel proprio valore e nel proprio talento, ad avere maggiore coraggio nell'assumere responsabilità, a sviluppare un autentico spirito critico e a mettersi in gioco. Atteggiamenti tutti che vorremmo potessero prepotentemente riemergere, anche in rapporto alla capacità della Repubblica di San Marino, e per questo vigileremo con scrupolosa attenzione, di sostenere e guidare le aspettative della nuova generazione, con gli strumenti della conoscenza del nostro tempo e scuotendola per l'affermazione piena del senso di appartenenza a una realtà storicamente unica e irripetibile. Ai giovani devono essere garantite le migliori opportunità di crescita e di formazione, che assicurino scelte consapevoli in ambito formativo e lavorativo. Innovazione tecnologica, digitalizzazione e ricerca scientifica sono i baluardi della nuova conoscenza, entrati progressivamente nei percorsi formativi tecnici ed accademici, di cui anche le nostre istituzioni hanno l'onere di contemplare l'incremento, attraverso la promozione di politiche incentivanti che favoriscano e premino modelli di sviluppo ancorati alle nuove frontiere del sapere. Asseconderemo ogni scelta che metta la cultura al centro dello sviluppo del Paese e strumento nelle mani dei nostri giovani, per la sua naturale accezione di elemento costitutivo della nostra stessa identità. Una cultura che investa nella formazione scolastica e universitaria per l'acquisizione di una vera e propria coscienza civile e democratica e che divenga ancor più strumento capace di generare conoscenza ed accrescimento morale, rinvigorendo nelle nuove generazioni l'interesse e l'amore per la propria nazione, le proprie tradizioni e le proprie istituzioni. Una cultura che sappia affermare un'ampia sensibilità ambientale, partendo dalla valorizzazione di un territorio, il nostro bellissimo territorio, affinché si ponga ad esempio di sostenibilità ed elemento di attrazione di un turismo appassionato di arte, storia, percorsi naturalistici e religiosi e di modelli imprenditoriali e artigianali non mutuabili altrove. A tal riguardo abbiamo particolarmente a cuore la minacciosa deriva ambientale, e la necessità che ognuno di noi faccia la propria parte nella corsa per frenare la più grande crisi cui l'umanità sta andando drammaticamente incontro. È persuasione sempre più diffusa, laddove non siano confermati dati empirici inconfutabili, che i più recenti eventi calamitosi, e pensiamo con rinnovata commozione e cordoglio alle troppe vittime provocate nel Nord Africa e nella confinante regione emiliano-romagnola, siamo intimamente correlati a un ecosistema globale irrimediabilmente danneggiato. Una cultura che sia rispettosa delle differenze e che sappia difendere con forza il primato del diritto, la libertà e il senso di giustizia dinanzi ai fenomeni abominevoli e pervasivi della violenza di genere, dello sfruttamento dei minori e delle manifestazioni di inciviltà verso i più fragili e indifesi. Una cultura internazionale che nel riconoscimento dell'inarrestabile ampliamento degli orizzonti promuova nei giovani e nei cittadini tutti la nuova percezione della Repubblica, integrata e partecipe all'attività della comunità di Stati, e favorisca una visione e un ambito di collaborazione verso la dimensione multilaterale, verso l'Europa e nel più stretto rapporto vigente tra Stati. All'atto di congedarci da questo nostro primo solenne adempimento, rinnoviamo a voi tutti, gentilissimi rappresentanti diplomatici e consolari, la più viva gratitudine per essere al nostro fianco in una solenne cerimonia che rinnova e rinsalda la coesione democratica delle nostre istituzioni e del nostro popolo. Sentiamo forte
l'alto senso di responsabilità che ci accingiamo ad assumere e il ruolo super partes, che caratterizzerà un semestre importante per gli appuntamenti istituzionali e per le attese più significative. Il nostro alto mandato è fin da ora, e lo sarà per l'intero semestre, al servizio esclusivo e nel prioritario interesse dei nostri cari e amati concittadini. Questo dunque il primo discorso ufficiale pronunciato dai capitani reggenti eletti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, il loro impegno formale per il semestre, i capisaldi del mandato. I capisaldi del semestre sono, con tutta evidenza, Werther, la visita ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a dicembre sul Titano, a suggellare questi anni, lo abbiamo detto, di slancio nel rapporto bilaterale con l'Italia, e poi l'appuntamento storico con Bruxelles per la definizione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Vediamo queste immagini, la reggenza che esce, si congeda, esce dalla sala del trono. La reggenza a questo proposito ha assicurato il proprio impegno a proposito dell'accordo addirittura d'arrivo con l'Unione Europea, a rassicurare i cittadini perplessi rispetto a questo percorso che apre comunque nuove possibilità per il Paese. Sì, ce ne sono parecchi di cittadini perplessi, ma d'altra parte è tipico della nostra mentalità di sammarinesi, no? Cioè, le novità storicamente ci hanno sempre creato grosse perplessità, perché abituati da sempre a stare chiusi un po' nei nostri confini, si è sviluppata una cultura, diciamo, abbastanza tendenzialmente isolazionistica, direi. È chiaro che non viviamo più in quei tempi, già ne siamo usciti nella seconda metà del 1800, e oggi come oggi non so, insomma, fino a che punto si possa rimanere chiusi in se stessi. È chiaro che i piccoli paesi, i piccoli stati, no? Stiamo vedendo le perplessità di Andorra, stiamo vedendo le perplessità anche di altri stati, microstati, ci sono, perché si tratta di entrare in un mare magnum dove qualche pericolo sicuramente ci può essere, però non so se si possa evitare. Ecco, mentre il corteo reggenziale si sta formando per lasciare Palazzo Valloni alla volta di Palazzo Pubblico, Gianmarco Morosini è in compagnia dell'ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri. A voi. Sì, studio, l'onore appunto di essere insieme all'ambasciatore d'Italia, Sua Eccellenza Mercuri. Uno dei passaggi chiave del discorso di insediamento dei nuovi capi di Stato, ma anche del suo indirizzo di saluto, riguardava la profondità appunto dei rapporti fra Italia e San Marino, una cornice di rapporti mai così, diciamo, mai così intensi, un'accelerazione delle sinergie confermata anche nel modo più alto a livello istituzionale con l'ormai prossima visita del Presidente della Repubblica Mattarella. Sì, per me è stato un grande onore sapere di poter questa volta rappresentare il corpo diplomatico proprio a ridosso della visita del Presidente della Repubblica il prossimo dicembre. E essa arriva non, come dire, inaspettata, essa arriva dopo 3 anni di lavoro nei quali si sono registrati tantissimi contatti, e non solo a livello politico ma anche a livello operativo. Quindi, come al solito, una visita del Capo dello Stato suggella un avanzamento, un progresso che indubbiamente si è registrato come probabilmente non accadeva da molto tempo, e questo per me è motivo di grande soddisfazione e ora attesa per il 6 dicembre. San Marino, come abbiamo anche sentito, confida nell'Italia per la partita più importante, insomma, a livello politico di questa fase. È stato definito un appuntamento storico dai capitani reggenti, l'attesa definizione dell'accordo di associazione con l'Unione Europea. Sì, anche qui è in una maturazione lunga, che è iniziata dal mandato della Commissione, ormai di quasi 10 anni fa, un confronto che giustamente vede San Marino difendere i propri interessi con la Commissione, ma anche un progresso verso un esito finale che beneficia San Marino, beneficia l'Unione Europea, però tengo a sottolineare, è anche utile al rapporto bilaterale, cioè non sono due cose che corrono su binari separati, hanno comunque un'influenza reciproca positiva di cui alla fine si avvantaggiano i cittadini, e questa è la cosa più importante.
davvero significativa questa considerazione. Grazie all'ambasciatore Mercuri, la lascio alla cerimonia del 1° ottobre e qui dal Valloni è tutto, linea allo studio. Grazie Gianmarco e grazie a Sua Eccellenza Mercuri. Allora vediamo il corteo reggenziale con in testa proprio i capitani reggenti eletti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Godiamoci anche questo magnifico colpo doppio che ci regalano le immagini riprese con il drone, e per questo ringrazio il collega Giuseppe Marzi. Sì, un paese pieno di case, di abitazioni. Mi veniva in mente il catasto Pelacchi, elenca 73 case dentro il centro storico e tanti orti, tanti spazi verdi. Quindi c'è stata un'urbanizzazione, soprattutto a partire dall'Ottocento e soprattutto nel corso del Novecento, che ha riempito non solo il centro storico ma anche il circondario, perché no, le zone del Viale, le zone via Giacomini, via Napoleone erano deserte, erano campagne aperte, insomma. Quindi c'è stata una trasformazione urbanistica purtroppo non sempre pilotata con intelligenza, direi, però insomma c'è stato un enorme sviluppo urbanistico che d'altra parte ha seguito lo sviluppo demografico del paese, perché eravamo 3.500 alla fine del 1700, oggi siamo 34.000, insomma, quindi in due secoli la popolazione si è più che decuplicata. È bello vedere effettivamente nell'abitato che tu citavi, Werther, no, l'utilizzo, il massiccio utilizzo della pietra di San Marino. Sì, perché lì dobbiamo molto ovviamente alla cultura dei nostri artigiani, dell'ingegner Gino Zani, che aveva un amore particolare per la pietra di San Marino, e che è effettivamente, se ben gestita, se ben costruita, è estremamente affascinante. Ci sono ovviamente, sono nati anche delle infrastrutture che, tipo il Kursaal, che non hanno molto a vedere con la nostra logica architettonica, però insomma ci vuole anche spazio per le cose nuove, ecco, e poi fare tutto il corso in pietra penso che sarebbe stato un grosso impegno, veramente. Assolutamente così. E vediamo inquadrati i capitani reggenti eletti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, si stanno anche loro godendo il passaggio del corteo, si guardano intorno, guardano. È la giornata, esatto, una giornata splendida, meravigliosa. Tra l'altro, essendo domenica, ci sono anche molti visitatori che sono capitati e che assistono alla cerimonia probabilmente per caso, perché forse non lo sapevano nemmeno, insomma, che di questo insediamento, perché l'abbiamo soltanto noi, no? L'insediamento semestrale dei capi di Stato, quindi mica tutti lo sanno. Sì, una giornata quasi estiva, lo si vede anche dalla tanta gente che c'è in Piazza della Libertà. Vediamo che il corteo sta proprio per arrivare sul pianello. Vediamo inquadrata la banda militare diretta dal maestro Stefano Gatta. Sì, penso che per uno che non abbia mai visto sia qualcosa di molto, sì, affascinante. Emozionante. Io e sì, te ormai siamo pratici, perché è un pezzo che assistiamo. Beh, e commentiamo. È sempre emozionante. No, è sempre bello, c'è sempre qualcosa di nuovo, sì, tra l'altro, sia da dire che da vedere. Ed eccolo, lo vediamo entrare in Piazza della Libertà, il corteo reggenziale. Questo era l'antico ritrovo dei sammarinesi, adesso poi è diventato lo stradone. Lo stradone era il viale del pallone dove giocavano a calcio in passato, prima che sorgessero. Sentiamo, Werther, l'applauso. Sì, certo. La reggenza, i capitani reggenti eletti vengono accolti da un fragoroso applauso da parte dei presenti. Sì, esatto, perché penso insomma che vedere due capi di Stato anche non sia qualcosa di frequente. Dicevo della Piazza della Libertà, era il ritrovo dei sammarinesi di città, ma non solo di città, venivano anche dal borgo, dal circondario, dove si beveva qualcosa, dove si passeggiava e dove ovviamente si faceva vita sociale. Ecco, poi dopo
è diventato più una piazza istituzionale oppure turistica, oggi come oggi. In passato invece era proprio il luogo di ritrovo dei sammarinesi. Molto bella anche questa immagine che possiamo vedere, certo. Sempre ripresa con il drone. Sì, questa è un'immagine abbastanza recente perché dagli anni 70 dell'Ottocento, quando hanno sviluppato la Statua della Libertà e le cannelle, no? Prima c'erano quattro pozzi da cui si attingeva l'acqua con i secchi, e quindi con scarsa igiene, diciamo così, dalle cisterne sottostanti, sì. Che esistono ancora oggi, anche se ormai non sono più piene di acqua, ecco, cisterna costruita alla fine del 1400. Ecco, vediamo i capitani reggenti eletti che stanno per entrare, fare il loro ingresso a Palazzo Pubblico, e ad attenderli il segretario di Stato per gli affari interni Gian Nicola Berti e il segretario di Stato alle finanze Marco Gatti, accolti da una stretta di mano. Sorrisi, volti rilassati, ecco la reggenza che percorre lo scalone, proprio in fondo allo scalone ad attenderli i capitani di castello davanti alla sala del Consiglio dei Dodici. Nella sala del Consiglio dei Dodici avverrà per la prima volta nel corso di questa cerimonia l'incontro con i capitani reggenti in carica, un incontro che sarà a porte chiuse. La reggenza eletta renderà omaggio appunto ai capi di Stato in carica alla presenza dei membri del Congresso di Stato. E al termine di questo breve colloquio le due coppie reggenziali usciranno insieme dalla sala del Consiglio dei Dodici per poi recarsi in Pieve alla Basilica del Santo per la funzione religiosa. E vediamo il saluto ai capitani di castello schierati. Eccoli entrare nella sala del Consiglio dei Dodici, e intanto ricordiamo insieme il semestre appena trascorso della reggenza Scarano-Tonnino. Semestre ricco di iniziative dal sociale alla cultura, con grande attenzione ai temi ambientali e un vivo interesse istituzionale per la cura dei rapporti bilaterali con l'Italia. L'onore di rappresentare la Repubblica nei contesti internazionali, ricordandone il DNA valoriale. Focalizzarsi su ciò che unisce e non su ciò che divide, il primo invito dei capi di Stato in aula, facendo memoria delle lunghe fasi di forte scontro politico tra le mura di palazzo, e si rivelerà un semestre punteggiato da frequenti richiami al rispetto istituzionale, non sempre, fanno notare con una punta di rammarico, con pieno riscontro dalle parti. Il 6 maggio comincia formalmente l'era di Re Carlo III d'Inghilterra e la reggenza è a Londra per partecipare alla cerimonia di incoronazione a Westminster insieme a circa 2200 invitati tra monarchi e capi di Stato. Evento di portata storica per l'altissimo significato costituzionale e culturale tra Titano e Regno Unito, relazioni sempre più assidue. Sfide, scenari globali ed europei, con al centro il conflitto in Ucraina, al quarto vertice dei capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa a Reykjavik, richiami forti nell'intervento in plenaria della reggenza ed un accurato appello affinché al più presto vengano ripristinate condizioni di pace, confermando fraterna solidarietà al popolo ucraino. Solidarietà e vicinanza forte anche alla Romagna alluvionata, cordoglio per le vittime. I capitani reggenti si fanno interpreti nel loro messaggio al presidente Mattarella dei sentimenti di tutta la Repubblica, e a distanza di qualche mese si passa al concreto con la donazione di 6.000 euro tramite la protezione civile alle popolazioni colpite. Sul Titano arriva il ministro del turismo Daniela Santanchè. Dalla reggenza un riferimento al legame di amicizia che sempre si rinnova tra i due paesi. Il settore del turismo, affermano, è luogo privilegiato sul quale costruire insieme progettualità di rilievo tramite le quali presentarci agli interlocutori politici e culturali di ogni nazione.
Si apre intanto la crisi politica innescata dalla fuoriuscita di Rete dalla maggioranza e al ritiro della propria delegazione di governo, situazione che ha ingenerato una riflessione sul funzionamento delle istituzioni. Per la reggenza, alla base della difficoltà istituzionale creatasi, una legge elettorale di non facile applicazione, gestibile solo alla luce di norme gerarchicamente sovraordinate che disciplinano il Congresso di Stato. Situazione che a fine semestre li porterà a chiedere che un'eventuale riforma istituzionale adotti un approccio sistemico aderente alle nostre tradizioni giuridiche. Intanto lo sport si incontra a Malta per i giochi dei piccoli stati, la reggenza c'è per far sentire la presenza e l'incoraggiamento del paese al team sammarinese, presenza che infonde sicurezza e appoggio anche a Berlino agli Special Olympics World Games, particolare emozione al passaggio della delegazione sammarinese così come nell'assistere alle gare. In visita sul Titano il presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, Enan Maiara. San Marino ospita il Centro Studi Internazionale e anche una sede della PAM. I capitani reggenti ne richiamano il lavoro nel monitoraggio dei conflitti, raccomandando confronto in particolare sulle politiche migratorie. Il 14 giugno ai funerali di Stato per Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia ed ex premier. In prima fila, accanto al presidente Mattarella, insieme alle massime autorità italiane, siedono i capitani reggenti in segno di partecipazione al cordoglio dell'amica Repubblica Italiana. Il tributo all'uomo, all'imprenditore, al politico. Il 12 luglio la ministra della giustizia del Liechtenstein, Graziella Mark-Wachter, sale sul Titano, si parla di nuove collaborazioni in tema giudiziario e trust, tanti richiami all'amicizia che lega i due piccoli stati, relazioni che negli ultimi tempi si sono intensificate e alla recente riforma della giustizia. 28 luglio, anniversario della caduta del fascismo, con un protocollo inedito ed ampliato, i capitani reggenti concedono un'udienza per la prima volta nell'ufficio dell'eccellentissima reggenza ai parenti prossimi dei partigiani sammarinesi per creare un collegamento ideale con il momento di commemorazione in Piazza della Libertà. 3 agosto, ad ospite ospitante il padiglione di San Marino alla Biennale d'Architettura di Venezia, arriva la reggenza. Una visita tra le installazioni capaci di unire architettura, arte e design, proiettando l'immagine del paese e le espressioni culturali di cui si nutre sulla scena internazionale. Cultura da riscoprire e approfondire anche attraverso i luoghi meno conosciuti del paese, particolari per bellezza e significato. La reggenza visita castello per castello le zone più insolite del territorio, sotto il profilo storico, naturalistico e non solo. Tesori da valorizzare da dentro per essere meglio conosciuti anche fuori, non solo semplici passeggiate ma veri e propri viaggi alla scoperta del territorio. Nel giro di pochi giorni 2 incontri importanti, il primo con la presidente della Commissione Esteri italiana Stefania Craxi, insignita dell'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, e con il sottosegretario agli esteri Giorgio Silli. Europa, cittadini residenti all'estero, calo demografico, migrazioni, i temi di reciproco interesse. Capitani reggenti alle Nazioni Unite per il Forum sullo sviluppo sostenibile portano di fronte al mondo l'impegno di San Marino a sottoscrivere gli obiettivi dell'Agenda 2030, dall'emergenza climatica alla lezione del Covid, sfida tra le sfide per il sistema sanitario nazionale nella riunione di alto livello dell'Assemblea Generale, implementare una strategia globale per la prevenzione delle pandemie, l'auspicio che l'OMS continui a supportare i network dei piccoli paesi. Ultimo atto oltre confine, i funerali di Stato a Roma del Presidente Emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, i capitani reggenti accanto al Presidente francese Macron, quello tedesco Steinmeier, la Duchessa di Edimburgo, un momento solenne per rendere il doveroso omaggio ad un uomo che amava l'Italia e che ha saputo mostrare la nobiltà della politica. E alla politica stessa, nel discorso di commiato all'Aula Consiliare, giunge l'invito della reggenza a prestare più ascolto ai cittadini, soprattutto a chi vive situazioni di disagio e maggiore difficoltà. Un monito alle istituzioni a farsene carico con programmi di aiuto concreti e tempestivi. Semestre che ha dato certamente lustro, valore ai castelli della Repubblica, il semestre delle loro eccellenze Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Allora, linea a Sara Bucci a Palazzo. Sì, Silvia, abbiamo visto i capitani di castello rendere omaggio ai capitani reggenti eletti e io sono qua con Roberto Ercolani, che è capitano di castello di Serravalle. Mi riaggancio alle ultime parole del tuo servizio che è andato in onda, l'esigenza da parte delle persone di avere un maggiore ascolto. Voi come capitani di castello, Roberto, siete il legame tra le istituzioni e le persone. Avete colto questa necessità delle persone di essere ascoltate? Assolutamente sì, un problema grossissimo quello dell'ascolto, ma
l'ascolto come comprensione. Ad oggi abbiamo sempre una presenza costante di persone che sono forse anche a richiedere in malo modo le stesse cose, ma non perché sono sbagliate a richiedere le stesse cose, forse perché ci sono dei ritardi, ma quello che ci preoccupa principalmente sono coloro che non si fanno sentire, cioè molto spesso si viene a richiedere il problema del marciapiede davanti casa o il problema del, magari del parco che non ha un'adeguata illuminazione o ha delle strutture che sono diventate fatiscenti e quindi sicuramente devono essere cambiate, ma il problema sociale sono quelle persone che invece non si fanno sentire. Infatti anche come Giunta di Castello stiamo cercando tutti i capitani di darsi più possibile da fare per creare momenti di aggregazione, momenti sociali. Chiedo scusa, vi interrompo perché i capitani ringraziamo reggenti, Roberto Ercolani. Grazie al capitano di Castello Ercolani, i capitani reggenti in carica insieme ai capitani reggenti eletti sono usciti dalla sala del Consiglio dei 12, tra poco li vedremo inquadrati insieme le due coppie reggenziali che per la prima volta compaiono in pubblico durante questa cerimonia. Ecco, vediamo i capitani di Castello che li seguono ed ecco l'immagine che, di cui vi parlavo poco fa. Vediamo i capitani reggenti in carica, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, uscire da Palazzo Pubblico seguiti dai capitani reggenti eletti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Il corteo si sta preparando per riprendere il cammino verso la Basilica del Santo. Eccoli, li vediamo partire, li vediamo per la prima volta in corteo insieme. Suggestiva l'immagine dall'alto che coglie la suggestione di questo corteo che sta per raggiungere per l'appunto la Basilica del Santo. Corteo anche questa volta accompagnato dalle note della banda militare, lo abbiamo visto, e la reggenza in carica a precedere quella eletta. Ancora bellissime immagini del nostro territorio, le salve di cannone. Sì. Cannoni noi li abbiamo sempre usati a salve, basta, per fortuna. Sì, non siamo decisamente uno stato belligerante e non questo per noi è un vanto. Lo siamo stati quando avevamo le balestre, quando non c'erano le armi da fuoco. Poi dopo siamo dovuti passare necessariamente alla diplomazia perché non eravamo in grado di affrontare eserciti ben armati. Volevo tornare, Werther, anche nuovamente al discorso di ingresso dei capitani reggenti eletti, perché è stato toccato sicuramente un tema che a te sta particolarmente a cuore. La parola d'ordine spesso è stata cultura, cultura al centro dello sviluppo, la cultura per generare conoscenza. Sentiamo ancora gli applausi che accolgono il passaggio del corteo. Ecco, dicevo, cultura per generare conoscenza, crescita morale, uno stimolo all'innovazione tecnologica come baluardo della nuova conoscenza, cultura del territorio, rispetto delle differenze, cultura internazionale, insomma cultura declinata in tanti modi. In tanti paradigmi, perché la cultura, con cultura diciamo si può intendere un po' tutto. È una dimensione infinita in cui ci si può anche smarire prendendo, come è successo no, storicamente, certe culture hanno portato poi a dei disastri, ecco. Per cui bisogna stare anche attenti, perché la cultura effettivamente deve essere, secondo me, sempre relativa, cioè mai assolutistica. Perché è ancora valido il motto
detto di Socrate, no? So di non sapere. Ecco, il saper di non sapere è un importante sapere, perché ti porta a spingere, ti porta a relativizzare anche quello che sai, perché Socrate era un sapiente, però si sentiva il più ignorante di tutti, insomma, perché relativizzava, perché noi di certezze assolute nella nostra esistenza non ne abbiamo. Chi le ha perché se le impone oppure perché gli sono state imposte, ma sono pericolose le certezze assolute. La cultura deve servire proprio a questo, a crescere intellettualmente, a crescere spiritualmente, a crescere moralmente, cioè a creare una persona che non sia convinta di saper tutto, ma che sia convinta che qualcosa di nuovo da sapere c'è sempre, giorno dopo giorno. Quindi un sano relativismo culturale, che non significa scetticismo, ma significa capacità appunto di imparare in continuazione, di saper di non sapere. Ed ecco il corteo che è giunto in Pieve, i capitani reggenti in carica, i capitani reggenti eletti stanno per entrare in Basilica a salutarli il cappellano e i massari del santo. Grazie mille. Buona festa, augurato loro il rettore della Basilica del Santo, e il suo saluto ai capitani reggenti eletti. Sì, festa oggi, poi dopo gli impegni verranno, perché anche la reggenza che è appena uscita è stata impegnatissima, io non mi ricordo, è una reggenza tanto, sì, anche per i casi. Un semestre davvero intenso. La morte di Berlusconi, la morte del Napolitano, cioè la morte dell'incoronazione di Re Carlo III. Cioè, ci sono state anche una serie di concomitanze. Tanti impegni all'estero. Che hanno portato, certo. Penso che sì, insomma, che vedono. Ecco il segretario Beccari e l'oratore ufficiale entrare in Basilica, seguiti dai membri del Congresso di Stato. Vediamo, abbiamo inquadrato il segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, il segretario Belluzzi, il sindaco di governo Alessandro Mancini. Ecco, ricordiamo che i capitani reggenti in carica siedono sul trono a cornu evangelico in alato il maggiordomo, mentre i capitani reggenti eletti prenderanno posto sulle poltrone a cornu epistole con alato i sindaci di governo e il maggiordomo. Il colonnato della Basilica del Santo. Con soprascritto. E questi ospiti che appunto stanno facendo il loro passaggio al centro di due ali appunto di Guardia del Consiglio, della nostra Guardia del Consiglio Grande Generale. Si stanno per accomodare in Basilica gli ospiti intervenuti. A proposito di cultura, Werther, questo luogo richiama sicuramente la Lectio Magistralis che hai tenuto di recente, una Lectio che è stata fortemente voluta dai capitani reggenti in carica Alessandro Scarano e Adele Tonnini, una Lectio sulla vita del Santo Marino. Sì, vita, cultura, mito, cioè tutto quello che riguarda il nostro fondatore, di cui però abbiamo notizie soltanto attraverso una leggenda che ha più di 1000 anni, perché è stata scritta agli inizi del X secolo, anche se è frutto di una tradizione orale precedente. Ecco, è stata apprezzata, mi arrivano ancora oggi, insomma, no, degli apprezzamenti, perché la leggenda è un documento storico particolare, ecco, perché era un genere letterario, no? Che veniva molto apprezzato in periodo alto medievale, al cui interno è probabile che ci siano notizie storiche reali. D'altra parte, se ci chiamiamo San Marino, insomma, non è che è un nome nato dal nulla. E quindi si tratta di analizzarla né come un documento assolutamente storico, né come una favola. Ecco, bisogna. E qui, per fortuna, dare il dovuto rispetto. Sì, e poi soprattutto, insomma, no, con un'analisi critica, certo, che vada alla ricerca di. E questo l'hanno fatto in parecchi specialisti nel corso del 1900, perché fino a quell'epoca la leggenda è stata assunta come verità assoluta. Poi dopo hanno iniziato ad analizzarla in maniera
ovviamente linguistica, no? L'hanno analizzato dei medievalisti esperti di leggende, esperti della cultura alto medievale, e quindi alla fine insomma e viene analizzato tutt'oggi, perché l'ultimo libro che ho letto sulle nostre leggende è del 2022, da parte in un'analisi che si faceva soprattutto della figura di Leo. Ecco, vediamo infatti la San Marino RTV ha riproposto integralmente la tua lezione, corredata tra l'altro anche da immagini che stiamo per vedere del collega Antonio Prenna, collega scomparso lo scorso giugno, che ricordiamo con grande affetto. Certo. Prenna ha curato anche tante volte la regia per la diretta di questa cerimonia. Eccole, le vediamo le immagini di Antonio Prenna. Ha dedicato anni di appassionato lavoro proprio alla storia sammarinese, realizzando diversi documentari, diversi insieme a te, anche Werther. Con me, infatti, queste sono immagini tratte dalla Superstizione della Libertà, un altro documentario che ha avuto un film, perché dura un'ora e mezza, insomma, che ha avuto un grosso successo. No, avete fatto un montaggio splendido, perché effettivamente. E quindi ecco, il discorso sulla leggenda è stato apprezzato, è un discorso molto delicato, io l'avevo già fatto in precedenza, spesso no, ti guardano con ostilità perché vai ad analizzare qualcosa che per la gente è certa, soprattutto per certi anziani, per gli adulti, per molti adulti. I giovani sono più flessibili nella loro mentalità, quindi capiscono che probabilmente ci sono delle verità storiche all'interno della leggenda, ma bisogna andarle a scoprire, bisogna andare a capire quale possono essere, scindere, no, l'immaginato dal reale. È sempre una bella lezione, una lezione in divenire, perché poi può essere sottoposta da tanti punti di vista di analisi, e non si finirà mai di studiare la nostra leggenda e le nostre origini, anche perché i documenti sulle nostre origini sono pochissimi, per quello che la leggenda ha assunto un ruolo fondamentale nella ricostruzione del nostro passato più remoto. E questo personaggio, no, Marino, è effettivamente colui che ci ha dato, come c'è scritto sulla pieve, Auctor Libertatis, l'autore della libertà, ed è colui a cui ci si è rivolti nel corso dei secoli come protettore, insomma, no? E poi ha un terzo volto, quello dell'operaio, che ovviamente andava bene anche per chi non credeva per chi era anticlericale oppure ateo, però c'era dedito al lavoro, da apprezzare la figura, cioè, del politico e dell'operaio. Ecco, interessante è stato detto anche il nesso che emerge, se non sbaglio, no, dalla leggenda sulla vita del santo e il placito feretrano. Sì, questa è una cosa che a me è piaciuta molto, l'ha scritta e l'ha analizzata tanti anni fa Carlo Dolcini, anche lui un esperto, di professore di storia medievale, che dice, no, che la leggenda probabilmente è stata scritta, è stata messa nero su bianco, ecco, perché già esisteva a livello orale, poco dopo il Placito Feretrano, datato 885, per dare maggiore valore a quelle terre che erano di proprietà dell'abate, no, del monastero di San Marino, e ovviamente con una donazione fatta ad un santo secoli prima, queste terre, il valore, diciamo, l'appartenenza di queste terre era ancora più giustificata al monastero. Quindi è un discorso che ha una sua logica, ovviamente è un'ipotesi che è logica, ma insomma non è altro che un'ipotesi. Ed ecco che sta per iniziare la funzione religiosa, vi lasciamo alla Santa Messa. All'universo annunzia il firmamento lucido, il firmamento.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, prima di celebrare i divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, Gracias, Santi Agustín.
Preghiamo. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra
e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Eccellentissimi capitani reggenti, capitani reggenti entranti, onorevoli signori e carissimi tutti, al centro della breve pagina evangelica appena proclamata colpisce l'espressione forte di Gesù rivolta a coloro che si ritengono giusti, non bisognosi di ravvedimento e di misericordia. Dice: in verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. Ben venga questa sberla, se scuote il perbenismo spirituale e la presunzione. Gesù abilmente e in modo amabile provoca con l'idea del sorpasso. Ci sono persone ritenute fuori strada, lontane, bocce perse, come si dice, che alla fine sorprendono, si fidano e passano avanti. Ancora una volta Gesù ricorre al metodo parabolico, esemplifica perché chi ascolta capisca, lo fa senza giudizio. Notate,
per coinvolgere, introduce la parabola con un «che ve ne pare?». È il caso dei due figli ai quali il padre ha rivolto l'invito a lavorare nella vigna. Un padre aveva due figli, non è la prima parabola che inizia in questo modo, con questo archetipo, il rapporto padre e figlio. Il primo dichiara francamente che non ne ha voglia, ma poi ci va. Il secondo dice sì e poi non va. La parabola è indirizzata di per sé ai capi del popolo giudaico, non disposti ad accogliere il messaggio di Gesù. Ed è, da parte sua, da parte di Gesù, un estremo tentativo di scuoterli per attirarli allo splendore della grazia. Dio vuole davvero la salvezza di tutti. Ma il racconto vale anche per noi. Mette a confronto due atteggiamenti. In ognuno di noi ci sono i due figli ed un cuore che dice sì e un cuore che dice no, un cuore diviso. Ancora una volta il Maestro, Gesù, ci ripete che le buone parole e le buone intenzioni da sole non bastano. Occorre la concretezza delle decisioni. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. E noi sappiamo qual è la volontà del Padre. Compiere le opere della giustizia e della solidarietà. Questo vale. Nella parabola del giudizio finale Gesù riterrà fatte a sé le opere di misericordia. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Avevo sete, mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Ricordate le parole della seconda lettura che abbiamo sentito proclamare. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Avere i suoi sentimenti. Tutti possiamo avere i sentimenti di Gesù. Ricordo, a proposito di giustizia, il giudizio del Papa. Guerre, attentati, persecuzioni per motivi razziali o religiosi e tanti soprusi contro la dignità umana vengono giudicati in modi diversi, a secondo che convengano o meno a determinati interessi, essenzialmente economici. Ciò che è vero quando conviene a un potente cessa di esserlo quando non è nel suo interesse. Tali situazioni di violenza vanno moltiplicandosi, conclude il Papa, dolorosamente in molte regioni del mondo. Siamo tutti scossi dalla tragedia dei migranti e ora voglio ricordare un'altra tragedia che ferisce il cuore degli uomini e dei cristiani in particolare. È la sorte di migliaia e migliaia di armeni che sono scacciati dalla loro terra per rifugiarsi nell'Armenia. Non ho le competenze che hanno loro per orientare la riflessione così delicata, tocca rapporti internazionali, ma penso agli uomini, le donne, i bambini, agli anziani. Viene da chiedere davvero giustizia per loro, la cui vita e storia vale certamente più di qualsiasi progetto politico e di qualsiasi vantaggio economico. Torno alla parabola dei due figli con una domanda. Che cosa è successo al figlio che si è pentito e è andato al lavoro nella vigna? La parabola non lo dice,
ma ce lo lasci intendere. Ha cambiato il suo modo di pensare il padre, la vigna e l'obbedienza. Il padre non è più visto come un padrone affarista, oppressivo, che pensa solo al lavoro e al guadagno, ma invece come un padre che cerca una relazione bella con i figli. La vigna è il vasto orizzonte che appassiona il padre e del quale vuol rendere partecipe e corresponsabile il figlio, tutto ciò che è mio e tuo. E l'obbedienza, non una risposta servile, una esecuzione formale, ma una corrispondenza d'amore. La parola obbedienza, l'etimologia, dice molto bene questo. È a motivo dell'ascolto, di un ascolto profondo, che do la mia risposta. Quel padre, la volontà del padre di cui parlava Gesù, sogna che cosa? Sogna una casa non abitata da servi, ma da figli corresponsabili. Non gli interessano tanto gli atti obbedienti. A volte si può fare degli atti obbedienti per meritarsi qualcosa, anche nelle relazioni familiari. Il figlio buono, tra virgolette, che pensa di doversi meritare e confermare l'amore dei propri genitori, e allora obbedisce per star sul sicuro. Ecco, il Signore ci invita ad avere un cuore obbediente. Allora, e noi cosa pensiamo della relazione con il padre e dei figli col padre, del vasto campo del nostro impegno e delle nostre responsabilità? La risposta spetta al cuore di ognuno di noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio,
Fratelli e sorelle carissimi, preghiamo il Signore Dio nostro perché fonda il dono dello Spirito Santo sui nuovi capitani reggenti e gli confermi in tutti noi l'impegno a servire la Chiesa e lo Stato con rinnovato ardore. Preghiamo insieme, dona a noi il tuo Spirito, Signore. Dona a noi il tuo Spirito, Signore. Lo Spirito Santo ispiri Papa Francesco, i Vescovi e tutti i ministri del Vangelo nel condurre la Chiesa ad annunziare agli uomini del nostro tempo la speranza nuova, germogliata dalla risurrezione di Cristo. Preghiamo. Dona a noi il tuo Spirito, Signore. Lo Spirito Santo illumini il Nunzio Apostolico d'Italia e di San Marino, Sua Eminenza Reverendissimo Emil Paul Scherich, che ieri nel Concistoro è stato creato Cardinale di Santa Romana Chiesa, perché possa essere in mezzo a noi immagine di Cristo Buon Pastore. Preghiamo. Dona a noi il tuo Spirito, Signore. Lo Spirito Santo scenda sui governanti e i capi delle nazioni, sul mondo intero come vento impetuoso, capace di rinnovarlo nella pace che elimina le guerre, nella giustizia che liberi i poveri, nella solidarietà che recupera ogni emarginazione. Preghiamo. Dona a noi il tuo Spirito, Signore. Lo Spirito Santo discenda come fuoco vivo sui nuovi capitani e reggenti, accendi i loro cuori, infondi in essi il dono della tua sapienza, perché dispongono la loro attività al bene comune della nostra nazione. Preghiamo. Dona a noi il tuo Spirito, Signore. Lo Spirito Santo ricompensi i capitani e reggenti uscenti per l'impegno profuso in questi tempi così difficili per il bene del popolo sammarinese. Accompagni le loro aspirazioni più profonde e doni a loro pace e salute. Preghiamo. Dona a noi il tuo Spirito, Signore. O Dio nostro Padre, a cui deve ispirarsi ogni servizio delle autorità, concedi ai nuovi capitani reggenti prosperità e grazia, perché nel compimento del loro mandato ricerchino costantemente ciò che promuove la libertà e la giustizia del nostro popolo. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la benedizione. Con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marino, San Leo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tuo è la
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua casa, ma di soltanto la parola, e io sarò salvato. Per ricevere la comunione ricordo che ci saranno due ministri qui davanti al presbiterio, un ministro in fondo alla basilica, poi un diacono fuori dalla basilica per i fedeli che sono su Domus Plebis, e ci sarà anche un altro sacerdote all'altare per i celiaci.
Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Yeah.
Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Prima del congedo voglio portare a tutti il saluto del Nunzio, divenuto creato ieri cardinale, e si è raccomandato, ecco, che vi saluti tutti, proprio con l'affetto di sempre. Grazie. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate e portate la pace. Rendiamo grazie a Dio. Conclusa la messa solenne celebrata dal Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Andrea Turazzi, i capitani reggenti in carica ed eletti stanno per lasciare la Basilica, mentre godiamo della bellezza delle voci della corale di San Marino. Il corteo si ricongiunge per tornare nuovamente a Palazzo Pubblico per la parte finale della cerimonia che sancirà l'investitura dei nuovi capi di Stato attraverso lo scambio del collare di San Marino. Le due coppie reggenziali, le vediamo sul sagrato, stanno per scendere e poi potremo ammirare una delle immagini più emblematiche dell'intera cerimonia di insediamento dei capitani reggenti. Eccoli scendere la scalinata. I capitani reggenti in carica precedono i capitani reggenti eletti. E ancora una volta suscitano l'ammirazione dei presenti. Delle tante persone che oggi, in questa giornata domenicale di festa, di grande festa, hanno raggiunto la Repubblica di San Marino. Werther, torniamo alla figura del Santo Marino.
protagonista della tua Lectio Magistralis di fine agosto, ma anche protagonista di uno spettacolo del gruppo I Fanciulli e la Corte di Olnano, che ci sarà a teatro a dicembre, proprio sulla vita, uno spettacolo sulla vita a Sancti Marini. Sì, con un taglio molto particolare, me l'hanno fatto leggere, interessantissimo, e quindi insomma meriterà sicuramente andarlo a vedere. Al mattino ci saranno le scuole e la sera per gli adulti. E tra l'altro ha fatto da consulente anche la signora Fadiga, no? La moglie dell'ambasciatore italiano, quindi in qualche maniera insomma anche l'ambasciata italiana ha partecipato, come ha detto prima l'ambasciatore Mercuri. Tra l'altro stanno cercando di portare a San Marino il manoscritto più antico della leggenda, che è presso che è a Torino, e ci sono delle difficoltà di natura burocratica, però come ambasciata sembra che riescono a farla senza eccessivi problemi, però ancora non c'è la certezza, vediamo poi dopo, perché è un documento interessantissimo, è effettivamente il manoscritto più antico della nostra leggenda, quello più completo, perché poi la leggenda ci sono versioni più corte, per esempio quella che è alla gamba lunghiana è più corta come leggenda rispetto a quella di Torino, e, però insomma da un punto di vista cronologico quella di Torino dovrebbe risalire o alla fine dell'Ottocento addirittura o agli inizi del Novecento, ecco, il periodo è quello, quindi più di 1000 anni fa. L'ambasciatrice Maria Giovanna Fadiga Mercuri, che non ha mai fatto mancare il suo apporto alla vita culturale sammarinese, grande appassionata di storia sammarinese. Sì, non solo, è anche molto attaccata al nostro paese, nonostante che ci vivono da meno di 3 anni in pratica, però è rimasta subito affascinata sia dalla nostra storia sia da tutto un po' la struttura della nostra Repubblica. E penso che le dispiaceranno un poco quando dovranno andarsene, perché purtroppo non possono stare più di tanti anni, insomma, gli ambasciatori presso una sede fissa. Sicuramente, ecco, vediamo intanto le due coppie regenziali che si apprestano ad entrare a Palazzo Pubblico. Tra poco assisteremo all'orazione ufficiale di Duarte Pacheco, il presidente dell'Unione Interparlamentare. Appuntamenti, Werther, come la tua Lectio Magistralis, questi spettacoli comunque suscitano sempre interesse e grande partecipazione. Questo significa che la storia, in qualche modo la cultura, non finiscono mai di interessare la gente. Sì, tutto io... però sta forse come anche come si divulga. Beh, e certo, come si divulga, certo, certo, la storia e il sapere. Certo. Beh, io devo ringraziare RTV che mi ha fatto conoscere un po' da tanti anni, no? Con queste trasmissioni che facciamo il 1 ottobre e il 1 aprile, e devo dire che ogni volta che faccio una chiacchierata, una conferenza, una lezione, accorre molta gente. Ecco, io mi sono stupito, il 31 agosto erano 92 prenotati per quella lezione, ma poi ne ho fatto una recentemente presso la biblioteca di Serravalle, e su Serravalle, ed c'erano 40-50 persone, era pieno, insomma, cioè, la storia interessa. È chiaro che bisogna in qualche maniera, no, andare incontro a quello che vuole il pubblico, per cui non essere troppo pedanti, perché la storia rischia poi dopo di diventare pesante e di respingere le persone, non attirare gli ascoltatori, e bisogna anche centrarle gli argomenti che in qualche maniera affascinino, per cui le lezioni che ho fatto all'interno del palazzo, l'arengo, la storia del palazzo, sono piaciute molto e hanno attratto parecchi uditori. Ecco, questo è molto gratificante per me, perché effettivamente mi permette di fare il mio lavoro di insegnante, pur essendo in pensione ormai da diversi anni, quindi continuo comunque a cercare di insegnare qualcosa agli altri. Abbiamo visto la reggenza percorrere la sala del Consiglio Grande Generale, ora si trova nella sala degli scrutini, la piccola sala adiacente alla sala del Consiglio. Abbiamo parlato della figura dell'oratore ufficiale, una figura chiave
di questa cerimonia di insediamento, il presidente dell'Unione Interparlamentare Duarte Pacheco. Ieri è stato ricevuto in udienza dai capitani reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. Pace e democrazia, si è detto, valori universali ricorrenti, i principi che ispirano l'Unione Interparlamentare, ha sottolineato per l'appunto la reggenza, fanno parte del medesimo patrimonio storico di libertà, democrazia e pace di cui la Repubblica è depositaria. Fondamentale, come ha rimarcato il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, avere questa solida rete di rapporti a livello politico, diplomatico e parlamentare, parlando per l'appunto degli stretti rapporti che legano il Paese, che legano San Marino alla Unione Interparlamentare. Presidente Pacheco, che tra l'altro ha dimostrato di apprezzare davvero la realtà sammarinese perché ha voluto conoscerla di più, oltre i canonici appuntamenti istituzionali, e nel programma più privato della sua permanenza a San Marino è entrato in contatto con le peculiarità, le tradizioni del territorio, anche le sue bellezze naturali, e questo insomma non può che farci piacere, no? Ha dimostrato vivo interesse per questa realtà. Chi è Duarte Pacheco? Allora ce lo ricorda Sara Bucci in questo servizio. In carica come presidente dell'Unione Interparlamentare dal 2 novembre 2020, Duarte Pacheco è nato a Lisbona, ha 58 anni, è sposato ed ha due figli, un maschio e una femmina. È deputato al Parlamento portoghese dal 1991. Ha ricoperto diverse funzioni in politica, tra cui quella di membro della Commissione Bilancio e Finanze e della Commissione per gli Affari Esteri e le Comunità Portoghesi. Ha avuto esperienze importanti sia a livello nazionale che internazionale. Docente universitario di economia ambientale e anche consulente in qualità di manager di numerose società. È un grande amante dei viaggi, della fotografia e dello sport in generale. E questo è un piccolo ritratto dell'oratore ufficiale di questa cerimonia di insediamento dei capitani reggenti, il presidente dell'Unione Interparlamentare Duarte Pacheco. Un ruolo chiave, dicevamo, Werther, l'oratore ufficiale. Sì, è un ruolo chiave che tra l'altro esiste praticamente da sempre, perché sì, prima ovviamente era locale, no? Un professore del liceo, uno studioso sammarinese. Poi dopo è diventato invece, soprattutto in epoca fascista, per evitare che da quel pulpito venissero fatti dei discorsi insomma che non politicamente controversi, e poi è diventato un ruolo più per figure internazionali, e questa è una figura sicuramente internazionale, ma abbiamo avuto dei personaggi molto importanti. E ce l'abbiamo proprio al microfono di Sara Bucci, a voi. Sì Silvia, allora sono in compagnia del presidente Duarte Pacheco, oratore ufficiale di questa cerimonia. L'abbiamo conosciuto nella scheda che abbiamo lanciato poco fa, al quale vorrei appunto chiedere, approfittando del fatto che ha avuto l'occasione che non tutti altri hanno avuto in passato di stare a San Marino due giorni e quindi di conoscere meglio la realtà di San Marino, ecco, cosa l'ha colpito di più in questi due giorni istituzionali? It is a pleasure to attend this opening of the new council, the commissaire d'etat. First, we have here the meaning of democracy. Democracy is people choose indirectly this way, but so we have the representatives of the people. And here in San Marino is a good example of a real democracy, not with some special democracies that they have in other parts of the world. Here we have real democracy, and people are free to choose who they wish to be member of parliament, to be government, and to be also capitans regents for the country.
È un grande piacere per me essere qui per la cerimonia di investitura degli eccellentissimi capitani reggenti, dei nuovi capitani reggenti. Quello che mi ha colpito è stato il significato della democrazia, perché qui le persone sono libere di scegliere chi li rappresenta. Questa è una democrazia vera, non è una democrazia speciale come può essere in altri paesi del mondo, ma una democrazia chiara. La gente è libera di scegliere chi li rappresenta in Parlamento e di scegliere i capitani reggenti. Quindi il senso della democrazia. Noi ringraziamo Duarte Pacheco, thank you for guidance. Thank you. Tra l'altro conosce bene l'italiano, nel senso che lo sa capire molto bene, quindi noi sappiamo che ha una grande responsabilità, lo lasciamo a questa responsabilità. Volevo ringraziare anche Marina Volpinari della Segreteria Esteri che ci ha fatto da interprete velocizzando così i tempi. A voi. Grazie, grazie Sara, grazie al Presidente Pacheco. Werther, democrazia vera, democrazia chiara. Diceva appunto il presidente Duarte Pacheco, colpisce questo tratto distintivo della Repubblica di San Marino. Sì, beh, è un mito plurisecolare, no? Cioè Lincoln per esempio nella sua lettera, pur non essendo mai stato San Marino, conoscendoci probabilmente per sentito dire, ci praticamente esalta la nostra democrazia. È chiaro che era una democrazia d'altri tempi, insomma oggi effettivamente la democrazia si è evoluta anche da noi, era una democrazia di stampo oligarchico, chiusa, dove i consiglieri venivano nominati tramite cooptazione, non tramite elezioni regolari. Però ecco, il mito della Repubblica è quello che ha affascinato Napoleone, quello che ha affascinato Garibaldi, è uno dei motivi che ci ha permesso di essere indipendenti fino ad oggi, anche se bisogna fare distinguo tra la democrazia che c'era nel 600, nel 700, nell'800 e oggi, ecco, sono democrazie diverse perché si parla sempre di democrazia al singolare. In realtà bisognerebbe fare dei distinguo ben precisi perché la democrazia ha avuto una sua evoluzione che ha portato a quella attuale e che speriamo, insomma, migliori ancora, perché è sempre un sistema politico in movimento, non arriva mai, secondo me, a un punto fermo oltre cui non si può andare. Come autore, Werther, ci sono nuove tue pubblicazioni in arrivo che poi vanno appunto ad arricchire il patrimonio storico letterario del paese. Sì, il 23 è stato per me molto impegnativo, tra conferenze, libri e tutto il resto. E adesso il prossimo libro che uscirà e che presentiamo agli eccellentissimi capitani reggenti il 13 di ottobre sarà praticamente il libro per il sessantennale della Cassa Edile. Avevo già scritto in passato per il quarantennale, per il cinquantennale. Terzo volume. È interessante perché è il periodo più difficile, no? Gli ultimi 10 anni, tra la crisi della Lehman Brothers, tra la blacklist, tra il Covid, è stato un periodo difficilissimo per tutti, anche per la Cassa Edile, perché ovviamente sono enti che poi dopo risentono dei problemi. E poi in novembre, credo, ancora la data non è stata stabilita, uscirà il libro per il quarantennale, anche se l'ha compiuto l'anno scorso, il quarantennale dell'azienda dei lavori pubblici, anche quello molto interessante perché sono tutti libri dove io scopro tante cose del mio paese che non conoscevo. Tutti i lavori che hanno fatto, seguono il verde pubblico, seguono tantissime cose, quelle dell'azienda dei lavori pubblici. Anche quello verrà fuori, secondo me, è in corso d'opera, però siamo a buon punto, verrà fuori una bella pubblicazione. Lì non sappiamo quando verrà presentato alla reggenza e quindi quando verrà presentato al pubblico. Entro l'anno, penso sicuramente. Intanto gli ospiti stanno prendendo posto nella sala del Consiglio Grande Generale, tra poco la reggenza per l'appunto farà il suo ingresso e si trova, come dicevamo, nella sala degli scrutini. Quando entrerà sarà annunciata dal donzello. Gli ospiti, dicevamo, si stanno accomodando in questa sala, eccola, la vediamo, la sala dove si decidono le sorti del paese. Palazzo è la casa dei sammarinesi, ma con le lezioni che hai tenuto, Werther, la senti anche tu un po' questa? Non solo, è diventato una fonte di cultura, secondo me. Io mi auguro che oltre alle mie conferenze ce ne possano essere altre di altri, perché
effettivamente, no, perde un po' quella sua dimensione fredda di istituto, di sede istituzionale e basta. È diventata, c'è molta gente che non c'era mai entrata, è entrata per assistere alla mia lezione, no? Quindi è anche un motivo per attirare sammarinesi e non sammarinesi a entrare in questo palazzo che si dice palazzo del governo, ma è scorretto, sì, è il palazzo pubblico. Pubblico, è la casa dei sammarinesi, è la casa di tutti. Esatto, esatto, e non del governo soltanto, perché tra l'altro il governo passa, ma i sammarinesi come popolazione, insomma, esisteranno, speriamo, ancora a lungo. Ecco, seguendo questo filone storico che tu stai percorrendo, prima Palazzo Pubblico, poi la vita del santo, ecco, su quale tema vorresti concentrarti? Ma mi hanno già anticipato che in febbraio forse dovrò fare un'altra conferenza, sempre all'interno del Palazzo Pubblico, sull'Alberoni del Settecento. Quindi il Settecento, nel 1700, è un secolo particolarissimo per la nostra storia, quello in cui si consolida la nobiltà, quello in cui avviene la sommossa giacobina, quello in cui veniamo invasi e occupati per vari mesi da parte del Cardinale Alberoni. Quindi effettivamente verrebbe fuori, secondo me, una conferenza molto interessante su un secolo che è poco conosciuto, perché magari tutti conoscono la vicenda dell'Alberoni, però le premesse e quello che è successo dopo, no? Le conseguenze sono meno conosciute. E il fatto che gli austriaci in quel periodo volevano ritornare a impossessarsi di terreni qui attorno, e quindi cioè ci sono un insieme di cose. Certo, dettagli che esulano, esatto, diciamo, dalla vicenda che magari tutti conoscono. Il concetto relinquo vos liberos sembra che sia stato creato per la prima volta, scritto per la prima volta nel 1717. Quindi è un secolo importante, se ci sarà la possibilità, perché poi dopo bisogna vedere appunto il governo, se regge il segretario, no, Belluzzi e il suo staff, perché sono loro che promuovono queste iniziative. Mi hanno chiesto di fare questa, e se sarà possibile lo farò volentieri. Questione di attimi, tra poco l'annuncio. Ecco. Ed entrano i capitani reggenti ancora in carica e prendono posto sul trono reggenziale. Entrano i capitani reggenti eletti l'inchino in segno di riverenza ai capi di Stato per poi sedere sul tronetto e a questo punto il segretario di Stato per gli affari esteri Luca Beccari introduce l'oratore ufficiale. Eccellentissimi capitani reggenti, signori segretari di Stato, onorevoli membri del Consiglio Grande Generale, signori rappresentanti del corpo diplomatico e consolare, autorità civili e religiose, signori capitani di Castello, graditi ospiti tutti. Adempio con alto onore e sentimenti del più vivo compiacimento all'incarico di presentare loro l'oratore dell'odierna cerimonia di insegnamento dei nuovi capitani reggenti, Sua Eccellenza Duarte Pacheco, Presidente dell'Unione Interparlamentare. Dopo aver conseguito una laurea in economia e un master in scienze europee presso l'Università Cattolica di Lisbona, ha intrapreso una carriera professionale, accademica e politica di lungo corso. Già parlamentare nei primi anni 90, nell'ambito del Parlamento portoghese, è divenuto poi dal 2 novembre 2020 Presidente dell'Unione Interparlamentare. Eccellenza, quest'Aula per la comunità sammarinese rappresenta il centro della vita politica del nostro Paese. Questo palazzo, a dire il vero, racchiude ed è sede dei tre poteri fondamentali
dello Stato, oltre a essere la sede dei capitani reggenti. In quest'Aula, come Parlamento della Repubblica di San Marino, come Consiglio Grande Generale, abbiamo modo di riunirci e a esercitare quello che è il nostro potere legislativo. In quest'Aula, durante la cerimonia di insediamento dei capitani reggenti, abbiamo avuto modo negli anni di avere ospiti, oratori, rappresentanti ovviamente di governi, rappresentanti di organizzazioni internazionali che hanno saputo portare ovviamente dei messaggi di grande importanza e lustro per la nostra Repubblica. Questa volta abbiamo voluto incentrare il nostro, la giornata di oggi sul tema del Parlamento, sull'importanza del Parlamento. Abbiamo voluto rendere omaggio anche al nostro Parlamento e con la sua presenza qui oggi vogliamo dimostrare quanto sia importante il potere legislativo all'interno di uno Stato e nelle dinamiche che regolano uno Stato, ma quanto anche il Parlamento e il potere legislativo talvolta possa essere una forma di diplomazia che è complementare, non sostitutiva, non è assolutamente concorrente con quella ovviamente esercitata dal potere esecutivo. Perché oggi, in un contesto assolutamente difficile, turbolento, in uno scenario geopolitico globale dove le complessità aumentano, ahimè, anziché diminuire, credo che tutti gli sforzi di dialogo e di diplomazia siano da porre sul tavolo e talvolta la diplomazia parlamentare, grazie al suo pluralismo, grazie al fatto che ha una forma di rappresentanza diversa da quella dell'esecutivo, ha la capacità e la possibilità di rappresentare un'opportunità in più di contatto e di relazione. Negli incontri che abbiamo avuto modo di confrontarci sul ruolo in generale del multilateralismo, perché l'Unione Interparlamentare è comunque parte del grande progetto di multilateralismo che noi appoggiamo e sosteniamo come paese con gran forza, e abbiamo avuto modo di confrontarci su quanto è importante anche per dare espressione a quei paesi che magari per ragioni di dimensioni, per ragioni di numeri, magari talvolta non hanno il peso di altre realtà ovviamente sovrane. Con questo spirito, nel rinnovare i sentimenti della più viva gratitudine, dell'autentico piacere a Sua Eccellenza Duarte Pacheco per l'alto onore della sua presenza, ci accingiamo ad ascoltare l'odierna orazione ufficiale. Ascoltiamo dunque l'orazione ufficiale di Duarte Pacheco, Presidente dell'Unione Interparlamentare. I'm just waiting. Thank you. Thank you. Excellencies, allow me, I will speak in English. I may understand quite well the Italian, but please don't ask me to speak Italian, otherwise you will run away from this room, because it will not be real Italian at all. Your Excellencies, Captains Regent, Eccellentissimi Capitani Reggenti, Parlamentarians, Parlamentari, Secretary of State, Segretari di Stato, Members of the Government, membri del Governo, Signore e Signori, Ladies and Gentlemen, it is a great pleasure for me. È per me un grande piacere e un privilegio essere qui davanti a voi come Presidente dell'Unione Interparlamentare, in rappresentanza della comunità globale dei legislatori, per celebrare questa tradizione democratica, l'investitura degli eccellentissimi capitani reggenti di San Marino. Allow me to say, this invitation for me is a tribute from questo invito. Per me è un tributo a San Marino alla democrazia. Non è possibile pensare alla democrazia senza un Parlamento. È un onore per me parlare in questo momento. Because you wish to honor democracy. And so
You honor democracy because you are committed with democracy. Voi onorate la democrazia per con impegno di democrazia al vostro. Not just in theory, not just as with words, but with attitudes. Non è solo una questione di parole, ma di attitudine. Feel it on the streets. You are a free society. Siete una società libera. Make share different political ideas, cultures, condividete differenti visioni politiche. Ma tutte sono rispettate. Voi vi rispettate a vicenda perché siete una libera democrazia. Quindi grazie per questo invito. Perché significa un reale tributo alla democrazia di San Marino. Your rich history are real committed with all the values. La vostra storia ricca è un impegno di democrazia. Special ceremony where we have so tradition. Una cerimonia speciale fatta di tradizione nella quale è possibile sentire la storia and how it give you a great future very soon because everyone that will not respect their own history and traditions will not have a present never no non rispetta le tradizioni e la storia and you respect it you are proud of it. As you are proud of voi la rispettate, dovete essere fieri di questo. Ogni giorno di onorare il vostro passato e il vostro futuro sarà allora ricco. IPU, come Unione Interparlamentare portiamo le nostre più vive congratulazioni alle loro eccellenze per questo importante evento. Possono gli eccellentissimi capitani reggenti guidare la Repubblica di San Marino con saggezza, compassione e dedizione al bene comune. Con l'augurio che il loro mandato sia segnato da progresso, prosperità e unità per tutti. Agli eccellentissimi capitani reggenti è affidato il solenne compito di guidare questa straordinaria nazione. Nelle loro mani ci sono le speranze e le aspirazioni del popolo sammarinese. Essi si assumono la responsabilità di condurre la nave dello Stato sia in acque calme che in quelle tempestose, con un impegno risoluto nei confronti del benessere dei cittadini. L'investitura dei capitani reggenti non è solo una cerimonia, ma una riaffermazione della forza costante della democrazia, del potere della leadership collettiva e della resilienza delle nazioni che danno valore ai principi di autodeterminazione e libertà racchiusi nella parola libertas. Il dialogo è il pilastro. L'Unione Interparlamentare, la prima organizzazione politica multilaterale, con il principio fondante del dialogo come mezzo per raggiungere la pace, crediamo fermamente nella necessità di promuovere e mobilitare il dialogo. Nel corso della sua storia, l'UIP ha continuato a dedicarsi alla sua missione principale di facilitare i processi di pace nei e tra i vari paesi attraverso il dialogo e la mediazione. Il principio del dialogo è centrale per l'UIP, oggi come lo era quando è stata fondata nel 1889. Siamo fermamente convinti che il dialogo sia un mezzo indispensabile per affrontare le sfide attuali, complesse e senza precedenti, in relazione agli sviluppi economici, tecnologici e scientifici a cui oggi assiste il nostro mondo. Fatemi parlare di democrazia. Molti parlano di questo. Di fronte a noi sono molte sfide. And members of the parliament and come politici e membri di Parlamento, deal with social media, artificial intelligence, l'intelligenza artificiale, le fake news, how we will do with populism, come dobbiamo fare i conti con il populismo? We need to understand why these things happen. Abbiamo bisogno di capire perché queste cose accadono e che effetto hanno sulla democrazia. People don't have hope. La gente non ha speranza nel futuro. Penso che per generazioni, specialmente in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale,
that their children will have a better future. Si era creduto che per i bambini fosse riservato un futuro migliore, non oggi. People identify so many difficulties. La gente identifica molte difficoltà nel futuro. Of course, they will put all the responsibilities. E naturalmente pongono tutte le responsabilità sui politici. Il nostro compito è dare ancora speranza. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno, ascoltare la gente, andare per strada, sentire la gente nei mercati, parlare con la gente, sentire le loro aspirazioni, cosa sentono. Non possono i politici vivere in una bolla. E sappiamo che molti leader cercano di controllare la vita reale. Dobbiamo avere il contatto con la vita reale. In questo modo la gente capirà molto meglio anche le difficoltà. Dobbiamo spiegare tutte le decisioni che dobbiamo fare. La gente non è stupida. Se gli parleremo e sapremo spiegarci, capiranno. Dobbiamo continuare a far credere nella democrazia e le sfide della democrazia. Dobbiamo combattere il cambiamento climatico, la povertà, l'immigrazione. I leader dell'Unione Europea dormono ogni notte. Ma ogni giorno la gente muore. Non so come ciò possa essere possibile. Dobbiamo fare i conti con le migrazioni. Parlando con i governi africani, con la gente. Il mare deve essere un bellissimo posto, non un cimitero. E per difendere la democrazia dobbiamo avere una democrazia realmente inclusiva, dove le donne siano rappresentate in ogni Parlamento, ma anche i giovani. Perché la gioventù può offrire nuove idee. L'energia che noi abbiamo perso. E quindi le idee, le prospettive dei giovani possono rappresentare, possono contribuire a trovare delle soluzioni ai problemi di oggi, ad aiutare la democrazia. It is relevant to think that the democratic states should work together. Gli stati democratici dovrebbero lavorare insieme. Dovrebbero collaborare nelle organizzazioni internazionali. Because we join parliaments from all the continents. Tutti i parlamenti del continente. We are a global one. And the participation of San Marino is very active. La partecipazione di San Marino è molto attiva la nostra organizzazione, i vostri valori. Non c'è il vuoto in politica, se c'è il vuoto viene occupato. San Marino c'è. Grazie per la vostra partecipazione. E so che molto presto voi raggiungerete un nuovo accordo con l'Unione Europea, non un'adesione, non un'adesione completa, ma un'associazione
sarà firmata molto presto. Non è solo una questione di mercato, che è molto importante, ma anche di valori, di democrazia e di diritti umani. Voi sarete parte del gruppo, parte dell'Europa. Congratulazioni per questo. E infine permettetemi di dire l'importanza dell'educazione per ognuno. A volte ho detto ai miei figli, che durante la vita avrei potuto comprare una Ferrari, ma preferisco insistere sull'educazione per il vostro futuro. Dobbiamo lavorare sull'educazione. Un lavoro quotidiano per capire le nuove sfide rappresentate dalla tecnologia. Stiamo creando un nuovo gruppo su scienza e tecnologia. Perché la tecnologia non è solo una buona cosa. Anche la nostra storia merita di essere studiata. È diritto di ogni persona che tutto ciò sia difeso. In un libero mercato. Cars needs to have engine, something to put it working and goes. Don't need a belt, a safe belt. Non è necessaria una cintura di sicurezza. We make an imposition of this to save lives. Ma serve per salvare vite. Non serve perché funzioni un'auto, ma serve per proteggere vite. Non è il nostro desiderio interferire, è responsabilità dei leader proteggere le persone. E questo perché è il motivo per cui il mercato deve essere regolato. You will have hard task Capitani reggenti, in your shoulders. Voi avete una responsabilità importante sulle vostre spalle. Everyone inside this room believes that you are with all the capacities to do a great job. Ma ognuno sa che voi avete le capacità per svolgere questo compito. It's open today in San Marino. Speranza è aperta oggi a San Marino. That everyone will available to work with you to help you. Siamo sicuri che ognuno sarà disposto a lavorare con voi ed aiutarvi. I leader hanno bisogno di un gruppo, delle motivazioni di un gruppo, di ognuno affinché sia raggiunto il successo. Il successo e lo sviluppo sostenibile. Vi auguro un lavoro davvero molto fruttuoso come Capitani Reggenti di San Marino. Grazie. L'applauso all'oratore ufficiale, ascoltare la gente, andare in mezzo alla gente, l'appello di Pacheco alla politica, l'appello che è il medesimo della reggenza. E ora, conclusa l'orazione, il segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti si appresta a dare lettura della formula del giuramento in latino. Aut laudem
a lode e riverenza di Dio ottimo massimo, della Beatissima Maria sempre Vergine e del Beato Marino patrono e difensore del comune e del popolo di detta terra e della sua curia, distretto e contado. Voi, signori capitani, testé chiamati ed eletti al reggimento della Repubblica per i 6 mesi futuri da cominciare, la Dio grazia, da oggi e da continuare e finire felicemente. Santa Dei Evangelia. Sui santi Vangeli di Dio, tenendo le mani, giurerete che sempre curerete di conservare la Repubblica e il suo imperio, libertà, dignità, privilegi, esenzioni e qualunque altro diritto, e a questo gli occhi, l'animo, i pensieri e le cure vostre rivolgerete, e che a null'altro con la vostra mente mirerete se non al pubblico bene. Pro viribus intenti eritis, circa custodiam dicta Repubblice, tiun hoc tuque vos vigilantissimo prestabitis. Alla pace, alla concordia dei cittadini, di cui nulla vi ha di più salutare in una libera città, con tutte le vostre forze attenderete, sarete vigilantissimi giorno e notte della custodia della detta terra e gli statuti, le riformazioni, i decreti dell'anzidetta terra, tanto fatti quanto da farsi, e in difetto di essi, le lodevoli consuetudini del popolo cuirete di osservare e di far osservare. Sarete favorevoli e benigni difensori delle vedove, degli orfani, dei pupilli e delle miserevoli persone, e così delle chiese, degli ospedali e degli altri venerabili luoghi e dei beni e dei diritti dei medesimi. E continuamente, nei debiti tempi e nell'ora solita, durante il vostro ufficio al solito banco sederete a render ragione con equa bilancia a ciascuno, e finalmente tutto quello sempre farete che giudicherete possa tornare utile al bene della Repubblica e dei suoi cittadini. E adesso vediamo il giuramento, i capitani reggenti prestare giuramento. Si avvicinano ora i capitani reggenti in carica. L'inchino. Ed ora il momento culminante, la trasmissione del collare per il passaggio di fatto dei poteri. Ed ecco lo scambio del collare, lo abbiamo appena visto, momento culminante della cerimonia. Thank you.
La solennità sancita dalle note dell'inno nazionale, la Repubblica festeggia i nuovi capitani reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troini. E l'applauso sottolinea proprio la festosità del momento, il saluto del Paese ai capi di Stato. I capitani reggenti uscenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, rendono a loro volta omaggio ai nuovi capitani reggenti, poi il commiato lasciano la sala del Consiglio e tornano ad essere da questo momento comuni cittadini. Lasciano la sala del Consiglio ora i nuovi capitani reggenti. Bene, cerimonia conclusa e anche la nostra diretta termina qui. Grazie a tutta la San Marino RTV, tecnici e operatori di ripresa, Luca Binelli alla regia, il direttore di produzione, Danilo Berardi, i colleghi Gianmarco Morosini e Sara Bucci per i collegamenti e le interviste sempre puntuali e coinvolgenti, naturalmente tutti gli ospiti che sono intervenuti nel corso di questa cerimonia. Un ultimo speciale grazie al professor Werther Casali, mio prezioso compagno di viaggio. Grazie a te Silvia che mi chiami sempre, mi fa sempre molto piacere. È piacere nostro. Naturalmente grazie a tutti voi per averci seguito. Buon primo ottobre alla Repubblica di San Marino.